Sono partita dal figurativo, poi lentamente ho cambiato e sono andata verso altre ricerche. Questo gruppo, come lo chiamiamo? Ci siamo riunite, ognuno diceva la sua, e allora abbiamo pensato di dire che era una dialettica. Io ho conosciuto un po' tutti, ma io a un dato momento pensavo per conto mio e facevo quello che volevo. Celebriamo il centenario dalla nascita di questa grande artista, il cui lavoro di ricerca e sperimentazione è ancora oggi vivo e in movimento. Un viaggio artistico con l'obiettivo di raccontare un percorso antologico in modo unico e suggestivo. Amiche buongiorno, amici buongiorno, bentrovati, buona domenica, benvenuti ad Arte Network. Buongiorno Marcello, con cui mi sono sentito un attimo fa per la messa in onda. Buongiorno Stefano, che in mattinata mi ha dato una bellissima notizia per quanto riguarda la trasmissione e adesso ve ne parlerò fra poco. Buongiorno a tutti quanti lavorano con me. Io sono a Genova, loro sono a Marcon, lo staff al completo in sede centrale e io qui nella galleria che porta il mio nome in centro storico a Genova. Ieri è stata una bellissima trasmissione, ci sono Michela, Toma, forse Anna, Beatrice, saluto anche loro, stanno terminando di completare l'allestimento che ora vi dirò è piuttosto complesso è interessante, però state con noi, è stimolante. Grazie anche a quanti ci hanno seguito ieri, bella trasmissione, molto, molto varia, molto ricca, a memoria ricordo un capolavoro assoluto di Gerhard Schneider e anzi a questo proposito forse qualcuno me l'ha fatto notare nel presentarvi l'opera di quel grande pittore, l'ho battezzato tedesco, in realtà tedesco era di lingua, madrelingua di nascita, perché è nato nel cantone appunto dei Grigioni in Svizzera, però era di nazionalità svizzera ma divenuto francese. Va bene, è giusta puntualizzazione, grazie a chi mi ha aiutato a risalire all'esatta biografia di Gerhard Schneider e poi Bertini e poi Accardi, è vero, abbiamo parlato di alcuni quadri, mi diceva anche Stefano stamani, su cui alcune opere, insomma, molti tra voi si sono dichiarati interessati. Ora vedremo se oggi ci sarà modo di parlarne nuovamente. Per quanto riguarda le opere che vedete in questa inquadratura qui alle mie spalle nella Galleria di Genova, dove con Marcello avevamo allestito già quest'estate questo mini studio per poter proporre le trasmissioni televisive in diretta, ci sono un'opera di Joseph Beuys, ieri abbiamo parlato di alcuni multipli molto importanti. Abbiamo visto addirittura un'incisione di Morandi, abbiamo visto una bella litografia di Campiglia, abbiamo visto una straordinaria opera di Tapies e abbiamo visto soprattutto un Picasso, un'opera di Pablo Picasso, e poi non avevo avuto modo di presentare questo multiplo, questi due multipli che ho alle spalle, quello di Joseph Beuys che vedete qui, il famoso Auguren, e l'eccezionale Menucarte del 1966 che io ho deciso di esporre come ricordo della recente triste scomparsa del grande Daniel Spoerri. Appunto, e poi adesso vi dico subito del perché ho scelto stamani, quando sono stato informato di una delle diciamo così delle
dei momenti, delle tematiche della trasmissione che vado a condurre e che, se vorrete, come sempre la domenica vi farà compagnia sino alle ore 13, quindi tutta l'intera mattinata, del perché ho scelto giù in esposizione di portare qui nello studio quest'opera. Questa è un'opera di Dadamaino. Questa è un'opera di Dadamaino dei primi anni 80, anzi forse, se ricordo bene, proprio del 1980. Un saluto intanto a quanti mi stanno scrivendo, un omonimo del nostro direttore, Marcello, Davide, dal Veneto. Sì, sono stato in Veneto settimana scorsa, ci siamo visti, tornerò presto. Un abbraccio alla carissima Pinuccia che mi sta scrivendo adesso, speriamo a prestissimo. Mi sto impegnando a cercare di trovare una data per poterci vedere, con quanti mi attendono, chi in Veneto, chi in Piemonte, chi in Lombardia. Adesso con la Galleria Genova non dico mi sia più difficile muovermi, ma insomma mi devo organizzare l'agenda. Mi raccomando, se per caso invece venite in Liguria, passate a trovarmi, chiamatemi. Allora, perché ho scelto quest'opera di Dadamaino? Perché ci sarà oggi un tema, ci sarà oggi un momento, ci sarà oggi una parte della trasmissione, ve lo voglio annunciare perché quando più tardi arriveremo, mi pare stiano organizzando l'esposizione di quelle opere, secondo me sarà, se vi conosco, se conosco il pubblico che segue le trasmissioni Arte Network, un momento di grande fervore, di grande attività, dove vi suggerirei di essere piuttosto attenti, di voler dedicare mezz'ora. Lo faremo quando? Fra mezz'oretta, 10:30, poco prima delle 11. Praticamente ci sarà all'interno della trasmissione una trasmissione speciale, una trasmissione dedicata nello special modo ad una eccezionale collezione di opere su carta, disegni. E vi dico subito di che cosa si riguarda. Ecco perché sono andato a prendere questa carta, l'alfabeto della mente di Dadamaino, datata 1980, ovviamente archiviata, perché quest'opera ha la provenienza, venne acquistata a suo tempo in una galleria che ormai è chiusa da anni e che però, quando nella storia del mercato italiano, voi sapete che ci tengo sempre molto a raccontare esperienze che riguardino non tanto la storia dell'arte, ma le storie dell'arte, il mercato, quando si parla qui sul mercato italiano di opere su carta, di disegni, a moltissimi, se non a tutti gli appassionati, i collezionisti, i mercanti, viene subito in mente un nome, una galleria, un'attività che è durata decenni, che era specializzata esclusivamente nelle opere su carta, nei disegni. E vi sto parlando della galleria La Scaletta di Reggio Emilia, anzi meglio di San Polo d'Enza, provincia di Reggio Emilia. Stamani, tra poco, vedrete una collezione di disegni, tutti provenienti dalle collezioni della Scaletta di Reggio Emilia, cioè da una collezione privata costruita negli anni, nei decenni, scegliendo pezzi nelle mostre periodiche. I più appassionati sanno anche che la Scaletta è stata anche casa editrice, editava fra le altre cose, ad esempio, una mitica edizione periodica annuale, Il Disegno Italiano, che è andata avanti per 40 anni, dal 1980 al 2010, se ricordo bene, per più di 30 anni. Ogni anno tutti noi appassionati, mercanti, collezionisti, aspettavamo la nuova edizione del Disegno Italiano per vedere qual era la collezione dei disegni che Giorgio Chierici della Scaletta aveva messo assieme. E si faceva tutti la corsa, agli appassionati d'arte, di carte, di disegni, di tecniche miste, per andare a vedere che cosa ci fosse di nuovo, di scelto, di particolare. Parleremo di questo, parleremo di una collezione di disegni, tutti provenienti da una collezione privata, costruita negli anni comprando le opere alla Galleria La Scaletta, quindi tutte provenienze alla Scaletta. E per chi sa di mercato,
Aggiungo un'ultima nota, poi chiedo ai ragazzi di aprire con le telecamere sullo studio, parleremo d'altro, forse all'inizio. Quando un disegno, un'opera d'arte aveva la provenienza, la scaletta, sino a qualche anno fa era proprio un uso comune di tutti noi del mercato, vabbè, se proviene dalla scaletta non c'è neanche proprio bisogno di andare a disturbare gli archivi, chiedere autentiche ed altro, perché c'era un lavoro di selezione, c'era un lavoro di una cura, di un'attenzione maniacale, di una precisione, di una professionalità nella ricerca dei materiali, anche perché la scaletta ha quasi sempre lavorato con gli artisti direttamente, sì, a parte quelli mancati a suo tempo, ha sempre lavorato direttamente con gli artisti. Vabbè, insomma, sarà una parte di trasmissione secondo me eccezionale. Mi è stata inviata la lista, allora la vado a cercare, vediamo un attimo, sarà, dove sarà? Sarà nella mail, sarà nella mail, eccola qua, trasmissione di domenica 24 novembre. La apro, scusatemi, ecco qui, allora la trasmissione di domenica 24 novembre, si aprono intanto le telecamere nello studio di Marcon, eccola qui, allora iniziamo con una panoramica sulle opere viste ieri, come giusto, infatti vedo lo Schneider, ecco appunto, vi ho parlato poco fa, e poi ci sono, eccole, una dozzina di opere, tutte tecniche miste su carta, tecnica messa su cartoncino, matita su carta, tecnica messa su carta, acquerello su carta, tempera su carta, disegno su carta, inchiostro su carta, tutte con provenienza la scaletta, tutte davvero meravigliose, me lo immagino, non le ho viste, ma vabbè, poi vi racconterò perché io ci passavo le giornate già quando ero ragazzo alla scaletta, ci andavo spessissimo. Allora, iniziamo però dai quadri di ieri, dai, si sono già intravisti nell'inquadratura, torniamo là ragazzi, torniamo a quella bella inquadratura col grande capolavoro di Schneider, con il quadro straordinario di... sposta l'inquadratura sullo Schneider e sul Bertini. Dai, sui due grandi, chi è al lavoro? Non me lo dicono mai. Sarà Alberto, ecco, bravo Alberto, bravo Giuseppe, bravo Gianmarco, bravo chi tu sia, amico mio. Così ci concentriamo sulle opere, quelle già presentate ieri, in questo caso della grande cultura informale. Mamma mia, guarda che bella questa inquadratura, guarda che togli pure Willy, così godiamo quell'equilibrio, è vero, di forme dipinte in differente maniera, similari, perché sono entrambi, se ricordo bene, due quadri degli anni 60 da due grandissimi artisti. Ecco, questa del 69, se ricordo bene, il Bertini che si vede là a fianco a questo eccezionale Schneider è datato 1961, cioè le differenti declinazioni, le diverse... Sì, declinazione mi sembra la parola migliore per dirlo, della cultura informale degli anni 60. Quindi tela, attenzione, questo è un quadro molto importante, ve lo dicevo già ieri, questo è, si potrebbe quasi dire, capolavoro per sensibilità, per... ieri ne ho parlato a lungo, per questa scelta di un dosaggio di colori minimale, questo azzurro terso, questo grigio polvere, questo color argento che è il fondo della tela, quell'unica larga pennellata gialla interrotta e poi il movimento, il classico movimento delle larghe pennellate, anche materiche e poi gocciolate, diluite, di varia espressione, di Gerhard Schneider. Il mitico artista che percorre tutta la prima metà del Novecento e poi negli anni 60, 70, sino agli anni 80, quando scompare, ha avuto tra l'altro anche lui, che viveva a Parigi, era diventato francese per adozione, diciamo così, come Hartung, ha strettissime relazioni anche con l'Italia, lo sapete, Galleria Lorenzelli ad esempio è stata la sua galleria di riferimento negli ultimi anni qui in Italia, appunto, artista di portata, ma si può dire mondiale, insomma. Schneider è stato davvero uno fra gli interpreti più puri, più limpidi, più determinati, rigorosi, è vero, che hanno sino all'ultimo afflato, come Hartung, come
pochi altri, come vedova, potrei dire quei due o tre nomi che rappresentano veramente la vitalità della cultura informale da quando è nata, e siamo addirittura con Schneider negli anni 30, attenzione, con Hartung, Schneider viene indicato come uno tra i precursori assoluti di quello che poi dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa in piena forma, in piena, diciamo così, descrizione possibile in senso critico, l'informel. Ci sono stati alcuni che già negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale dipingevano con quella tensione, è vero, e Schneider è uno tra questi. Lui era nato alla fine dell'Ottocento, insomma, era della generazione giusta per essere già maturo dopo l'astrattismo, diciamo così, dopo gli anni 30. Maestro di portata assoluta, e questo, come state vedendo, è un quadro eccellente, è un quadro che sposa le scelte gestuali cromatiche di Schneider nella maniera più semplificata, nella maniera più impattante. Io ieri, nel presentare questo quadro, non ho avuto timore, ma lo ripeto anche oggi, a fare paragoni. Ad esempio, quando lo rivedremo integralmente, mi potreste dire cosa ne pensate. Io ieri ho pensato ai grandi cerchi, alle grandi pitture Gutai di Jiro Yoshihara, ho pensato alle pennellate nere di Franz Klein. Pensate, ecco, se si dovesse, in senso curatoriale, come si dice oggi, avvicinare per contrasto alle pennellate nere quelle angolate, quelle spigolose di Franz Klein, il maestro del gesto nero per eccellenza nella storia dell'espressionismo astratto, della pittura informale globale, se si dovesse avvicinare a lui un artista che ha saputo dare forza al segno pittorico puro, all'espressione appunto astratta più decisa, più dirompente, però senza quelle spigolosità, senza quelle architetture, quelle di Klein, io guardo un quadro così e non posso che rispondere: Schneider. Me lo fate rivedere intero, ragazzi? Cioè queste curve, questo gesto che fa pensare ad una mano pittorica che si muove con dei gesti quasi da direttore d'orchestra, passatemi la metafora. Ecco, capite? È Schneider l'interprete più assoluto della grande cultura informale. Quello è un gran quadro. Io spero già subito di mattina presto qualcuno tra voi, tra i più ambiziosi, tra i più preparati, tra quanti conosco collezionisti di maggior portata, con proprio una disposizione, un occhio, un interesse per i capolavori dell'informale, stia chiamando per chiedere informazioni su quello Schneider. Quella è tela, quella è una tela di un metro degli anni 60 di Schneider, quello è un quadro molto importante. Non ci si stupirebbe se stessimo parlando, non so, di vedova, ho nominato, un vedova tela anni 60 grande così, se vi chiedessimo, non so, 180.000 euro vi sembrerebbe caro? Oppure, faccio un altro nome, Hartung. Se stessimo presentando una tela 1 metro per 70 di Hartung, vi sembrerebbe caro una richiesta di, dico un numero? Facciamo 280.000 euro, magari 300. Se si parlasse di Hartung tela degli anni 60 di quella portata, lasciamo stare Klein, parliamo di Schneider, oppure Gutai, pensate uno Shiraga, uno Yoshihara grande così anni 60, quanto costerebbe? Parliamo di Schneider. No, visto che ieri mi hanno scritto qualcuno, ha apprezzato il quadro, però poi alla nostra richiesta economica si è, diciamo così, ritratto dicendo però la cifra, ma la cifra, signori, questo è un gigante, questo è un artista di portata veramente globale. Attenzione, perché nel nostro piccolo, non so come dire, quadri di vedova, vi ricordate, settimana scorsa ne avevo 3, negli ultimi 3 anni ne avremmo presentati 50 quadri di vedova. Di Gerhard Schneider, tele con quelle date, io non ricordo di averne presentate se non una o due negli ultimi 10 anni. Attenzione, amici miei, questo è un quadro veramente succulento e importante.
Spero ci starete pensando. E poi passiamo un attimo subito al quadro a fianco, perché anche là ne ho parlato lungamente ieri. Non ci distanziamo troppo nella, diciamo così, nella collocazione geografica, perché anche Bertini, come Schneider, sono due quadri questi che mi permettono di raccontare la storia della Biennale di Venezia, che chiude in questi giorni, è vero? Eh sì, gli stranieri ovunque, quegli artisti come erano Schneider, svizzero, che è andato a soggiornare a vivere a Parigi, oppure Bertini, che è italiano, è andato lui pure in giovane età. Bertini era del 22 e appena terminata la guerra, a 25 anni, va subito a Parigi. Sceglie di recarsi a Parigi, sfidare il mondo, recarsi nel luogo laddove insomma, quella che si sentiva e si viveva a quell'epoca come la vera grande capitale mondiale dell'arte, dove c'era il confronto culturale, dove poteva incontrare Schneider e Hartung, Fautrier e Dubuffet e tutto ciò che accadeva in quella Ville Lumière. È vero, era tornata ad essere in quell'epoca Parigi il centro del mondo, prima che poi New York con gli anni 60 prevalesse. E Gianni Bertini dipinge a Parigi questo eccezionale grande dipinto, guardate là, 1,20 m x 80 cm, olio su tela, Voyage de Léandre. I neri, il colore accennato, la gestualità trattenuta a riempire lo spazio pittorico con delle forme che già preludono agli ingranaggi, alle pulegge, ai movimenti meccanici. Formidabile opera di Gianni Bertini. Qui lo dico in maniera più piatta, più secca, più diretta. Qui il rapporto qualità-prezzo, cioè qualità e storia dell'opera, rispetto al nostro prezzo di richiesta, vi dovrebbe far dire, già ieri avevo sentito qualcuno che mi chiedeva informazioni, beh, io un quadro così intanto lo compro, mi metto d'accordo con Stefano, con Arte Network, so che loro propongono addirittura i pagamenti dilazionati, dice intanto lo fermo, lo blocco e lo prendo, poi ci penso su e ci ragiono, perché questi sono i quadri proprio i migliori, i più, quelli che mi offrono il fianco, mi suggeriscono l'assist più facile per tornare a dire per l'ennesima volta quello che è una mia convinzione ferrea in questi anni, oddio, da sempre in realtà. Il prezzo e il valore di un'opera d'arte è dato, lo si costruisce, lo si individua da una serie innumerevole di fattori. Ma uno tra questi fattori, uno tra i più, i cosiddetti indicatori di valore, uno tra i più precisi, puntuali, riscontrabili, è quello che fa sì che il prezzo, non tanto il valore, di un'opera d'arte sia dato dalla collocazione, cioè dove viene proposto. E questo lo sapete benissimo voi tutti, anche quando guardate non tanto le televendite o le gallerie o le fiere, ma le aste. Cioè un quadro che viene presentato in un'asta di Mestre, di Vercelli o di Taranto, vale, costa meno dello stesso quadro che venga presentato in un'asta di Londra, Zurigo o New York. Non so se mi spiego, il luogo fa il valore, e questo è l'esempio perfetto, perché quel Bertini che state vedendo, pensatelo voi in un altro luogo che non sia questa televendita, in una parete d'esposizione di una galleria, in uno stand di una fiera, in una collocazione particolare, quanto vale? Quanto costa rispetto al prezzo che vi sentite chiedere oggi ad Arte Network? Bertini strepitoso. Attenzione, tutti i Bertini di questa portata che abbiamo visto, che vi abbiamo proposto negli ultimi anni, non li abbiamo più, li avete voi. Io non aggiungo altro. Pensateci, se continuate a pensare, anche questo è stato il mio argomento di ieri, che a lungo ho su cui vi ho intrattenuto, o magari vi ho annoiato,
Quando si ragiona su quali saranno gli artisti della storia del Novecento in rampa di lancio per le rivalutazioni critiche, storiche, di mercato di qui in futuro, io non riesco a non mettere Bertini fra i primissimi. Non riesco, proprio non ce la faccio. Dico, ci siamo, dai. Adesso, ma sì. È un quadro fantastico, tra l'altro. Dai, forza, vedo che se n'è volata via già mezz'ora. Questi sono i due grandi quadri presentati ieri e d'accordo. Però ci sono, tra l'altro, moltissime novità nella trasmissione di oggi. Ho visto dei nomi che mi stuzzicano, Alviani, insomma, tante, veramente. Vabbè, questo è Picasso. E vabbè, ma questo... Allora, guardate... Io per quanto riguarda il discorso delle, non so come dire, delle conferme o delle acquisizioni, nella giornata di ieri non ho saputo granché e ho chiesto ancor meno a Stefano e a chi rispondeva alle vostre telefonate. Però poi stamani un messaggio l'ho ricevuto e mi hanno comunicato che riguardo questo Picasso, ma sì, dai, in maniera molto semplice ve lo dico. Stefano mi ha scritto: Willy, il Picasso lo avrei venduto 10 volte se avessi accettato però le permute, i cambi, quelle che lui e qualcuno tra voi ama chiamare le operazioni. Dice: guarda, portamelo, poi facciamo un qualcosa, ci inventiamo. Ti do un quadro, valutiamo questo, poi ragioniamo su quest'altro. Allora, signori. Il discorso che ho appena finito di fare, scusatemi se divento pedante. Un Picasso del genere, quello è firmato, eh? Quello è un Picasso firmato da Picasso. Quella non è una litografia, la colomba della pace, non so come dire, quella, vedete, quella sgargiante e grande firma Picasso, litografata con lo stesso colore con cui è litografata la figura, la colomba. No, a fianco, vedete che è firmata due volte. C'è la firma autografa di Picasso e poi la numerazione apposta a soli 79 esemplari. Quella è una cosa eccezionale, amici miei, ma quella è veramente un qualcosa di straordinario. E però mettere in vendita una litografia del genere e metterla in vendita chiedendo quel certo prezzo, scusate, rispondo a un messaggio. Proporre quell'oggetto, quell'opera d'arte e proporvela a questo prezzo significa esplicitamente, significa esattamente volerla proporre in vendita, non per permute o d'altro. È una cosa meravigliosa, dedicata ad André Verdet, 1963, c'è tutta la documentazione a riguardo, litografia a due colori, guardate, parleremo di carte oggi, guardate l'integrità del foglio che è pieno a tutto margine, perfetta nello stato di conservazione, firmata, numerata a soli 79 esemplari. Queste sono le opere grafiche del più grande artista dei tempi moderni, senza discussione, che sono e diventano materia di scambio, sì, ma non perché nell'acquistarla al prezzo di richiesta Art & Nature ci proponiate voi degli scambi, ma per poterla acquistare sapendo che avrete in mano un valore riconosciuto ovunque, nelle case d'asta internazionali, nelle sessioni di grafica internazionale, sa stessa, cioè il meglio che si possa volere, il meglio. Io credo di sapere che vi interessi, però insomma
pensateci nel momento in cui volete decidere quando pagarla. Cioè, è una di quelle opere dipinte con un tratto, è una di quelle opere geniali che Picasso sapeva realizzare con una spontaneità, con una leggerezza, con una facilità che fa sì che sia il più grande artista dei tempi nostri senza possibilità di alternative. Cioè, al Picasso si arriva di solito. Qui oggi noi vi offriamo la possibilità di prenderlo, ma può darsi che qualcuno mi stia già anticipando, io chiacchiero troppo, un Picasso così nel mercato di oggi si dovrebbe vendere automaticamente, guardate, lo dico forse con un po' di superficialità, ma se conosco la vostra attenzione, la vostra, non so come dire, la vostra, sì, il fatto che siate tutti preparati, che possiate controllare le aggiudicazioni, passano queste litografie e se fanno poco fanno 10, 15, 18 mila dollari, euro, si vendono in Giappone, a Hong Kong, a New York, a San Francisco, a Madrid, a Barcellona, a Zurigo, a Parigi, a Londra, a Stoccolma, a Città del Capo, cioè Picasso è Picasso, signori, dai, è l'artista più... Cioè, vuoi spendere una cifra simile per comprare un'opera di... Oggi cosa presentiamo? Nespolo, Alinari, Migneco, Fiume, Tamburi, oppure con quale artista italiano? Vedova? Compri un multiplo di Vedova con quelle cifre. Questo è Picasso, signori miei, dai, su, firmato a 79 esemplari. Io continuo a stupirmi del fatto che lo abbiamo preso, ma magari oggi succede quello che è successo ieri, ora starete chiamando, arriveranno i messaggi, chiamerà uno, chiamerà un altro, ma forse mi interesserebbe, parliamone, siate decisi, lo dico per voi, cioè il fatto che noi, scusatemi, la venderemo quest'opera di Picasso, non è un, non so come dire, una profezia, una previsione, un pronostico. È una certezza, cioè il fatto che quella sarà venduta adesso, tra poco, più tardi, oggi pomeriggio, stasera, martedì, quando la presenterà Michele, se arriverà martedì, cioè il fatto che quella possa essere venduta è una certezza, certezza. Siete voi a dover decidere, mi interessa, il Picasso potrebbe essere mio, oppure invece no, non mi interessa, lo lascio andare, lasciamolo a qualcun altro. Ripensate a quante volte nelle nostre trasmissioni, visto che ci seguite, oppure guardate anche le altre trasmissioni, lo so, domenica mattina, zapping, guardiamo di qua, guardiamo di là, guardiamo su, guardiamo giù, ce ne sono 10 televendite d'arte moderna. È vero? Andate a vedere. Picasso, firmati degli anni 60, tiratura sotto i 100 esemplari. Prego. Ma questa si compra, su, buongiorno Andrea, buongiorno, sì, siete in tanti che mi state scrivendo, abbiate pazienza, però come sempre, vedi, magari faccio un saluto così in diretta TV, non mi voglio distrarre troppo nel rispondere ai tanti messaggi che mi state inviando e vediamo se e quanti messaggi state inviando al centralino. Allora, direttore, cosa dici? Dove ci muoviamo adesso? Dove andiamo? Io ho accennato a quella particolarità nella nostra trasmissione di oggi, la collezione di opere su carta. Allora, una ce l'ho qua io, le altre sono tutte a Marcon, non so quando si deciderà a proporle, però ecco, è un argomento che a me sta molto a cuore, ne parleremo fra poco. Allora andiamo avanti con qualche quadro ancora e torniamo dopo l'inserimento di quel bellissimo Picasso, di quella colomba della pace. Poi voi sapete anche che una colomba con ramoscello d'olivo nel becco dipinta da Picasso divenne il simbolo della giornata mondiale della pace voluta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cioè quella è una tra le immagini simbolo della nostra epoca, per quello dico quel Picasso è da comprare, quel Picasso si venderà, quel Picasso è un'occasione unica, signori, perché è talmente... Ma sì, dai, vabbè, comunque, parliamo d'altro. Torniamo, dicevo, dopo i due grandi capolavori, lo Schneider e il Bertini,
Torniamo a quadri della cultura informale, ma più, non so come dire, più facili, più appetibili, più cifre più piccole, quadri più maneggevoli, artisti italiani, rispettivamente. Vediamo dove va l'inquadratura. Prima questo, perfetto. Questo è un quadro molto, molto raffinato, molto, molto speciale, datato 1963, opera di Rodolfo Aricò. Questo è un Aricò del 63. Questo è un quadrettino splendido. Questo è un quadrettino veramente splendido. 25x35, olio su tela. Sì, giusto, vedi, mi ricordavo. 1963, Rodolfo Aricò. Rodolfo Aricò che in quel momento sta per proprio lasciare la materia informale con cui questo quadro è ancora realizzato e dipinto. Si vede proprio il grumo di colore, il graffito, il segno graffiato, materico, solido, oleoso, magmatico. Vedi, A.63, lui metteva proprio l'iniziale del proprio nome, Aricò, non voleva sporcare il quadro con la firma estesa, e però si intravedono sotto quelle pennellate grasse, come le definisco io, si intravedono già le impalcature, si intravedono già le architetture, si intravede già quello che è sempre stato per Aricò un interesse primario. Lui che appunto era anche laureato in architettura, era un artista che ragionava nel momento in cui dipingeva ciascun quadro sempre pensando a precise spaziature, ad ambientazioni appunto nello spazio quadro. È un gioiellino, è quello che io definisco in maniera gergale appunto davvero un gioiellino. Piccolo il formato, maneggevole. Avete notato che se ne vedono pochi in giro Aricò? Questo poi viene proposto ad una cifra. Ieri l'ho fatto, mi è balzata agli occhi quando guardavo la nostra famosa nota, la lista delle opere. Si vede qualche carta di Aricò, è vero che passa via a 3, 4, 5 mila euro sia nelle aste che nelle fiere, però trovare un piccolo dipinto ad olio negli anni 60 che costa una cifra tanto, non so come dire, tanto accattivante, e beh, insomma, è un'occasione secondo me particolare, rara, insolita e da valutare con attenzione. Poi vediamo subito un attimo, vediamo un po' di dare ritmo alla nostra trasmissione, anche il quadro a fianco, perché il quadro a fianco è opera di un artista immenso che poi abbiamo conosciuto molto bene noi e forse chi ci ha seguito in questi anni. Si chiamava Arturo Carmassi ed è stato un artista vero, diciamo, proprio per dare il senso della completezza del termine, che cosa sia un artista. Beh, Carmassi, per chi lo ha conosciuto, ne era l'esempio vivente: libero, indipendente, creativo, artista le cui opere appartengono e sono conservate nelle più grandi e raffinate collezioni di pittura del Novecento ovunque, in Italia, fuori dall'Italia, però artista che si è sempre disimpegnato, proprio per dirla con le sue parole, se ne è sempre infischiato delle celebrazioni istituzionali, della presenza nelle varie biennali, artista che è sempre stato riottoso proprio per scelta di libertà
e anche un po' per disposizione di carattere alle, non so come dire, al compiacere la critica, al compiacere il sistema del mercato, delle gallerie. Lui non ha mai firmato contratti, non ha mai dato esclusive, non è mai stato schierato in alcun, cercate di capirmi, in alcun partito, in alcuna consorteria. Cioè Carmassi era veramente l'esempio vivente di che cosa vuol dire fare la propria arte lasciandosi tutto alle spalle e caricandosi di tutte le conseguenze, cioè scegliendo di stare appartato, di fare la propria vita. Poi sai, lui per lunghi anni è stato visto come un sì, insomma, un artista che aveva rifiutato troppi inviti, troppe proposte, troppe, diciamo così, appoggi ed altro. Qui in Italia aveva sposato una francese, stava in Francia, era acclamato dai francesi, stava bene, e però l'Italia appunto non lo ha celebrato degnamente, insomma, poi era tornato, vabbè, insomma, personalità particolare. Ma guardiamo il quadro, giudicate voi, secondo me questo è un quadro. Ho un dubbio, cioè si vede bene, mi pare, sì, in televisione, io lo vedo discretamente, ma sono convinto che quel piccolo quadro di Carmassi, visto dal vivo, possa regalare emozioni. Sì, perché conosco il lavoro di Carmassi, intravedo quelle sue stratificazioni, i materiali. Quando lo guardi dal vivo un quadro così si accende, quando lo guardi così un quadro, poi sai, con l'informale ne parlavamo l'altra volta con il Chigine, cioè alcuni quadri fatti di materia pittorica, di pigmenti, di soluzioni creative sperimentali, la televisione un po' li schiaccia, un po' li semplifica, un po' li offende quasi. Sono quadri che poi a pelle, dal vivo, de visu, scopri, sono fatti proprio di sì, come io faccio questo esempio, come concrezioni minerali, geologiche. I quadri di Carmassi sono così. E allora quando ci entri, vedi che non è così scura la parte bassa, anzi è tutta fatta di contrasti, vedi che il colore è graffiato, quei blu sono luminosissimi, sotto il blu occhieggiano dei rosa, dei rossi, dei gialli, dei colori pallidi, oppure vivi, oppure contrastano gli uni con gli altri. Sono quadri vibranti, ecco. Spero qualcuno abbia piacere di tornare a valutare le opere di Carmassi, perché se ne parla poco di questo artista. Però poi in realtà succede un'altra cosa interessante. Vi faccio un esempio empirico. Noi negli anni, quando andavamo a trovare Carmassi, quando abbiamo intervistato Carmassi, quando abbiamo dedicato le trasmissioni speciali a Carmassi, vi sto parlando di un arco di tempo che va dal 2005 a, quando è mancato Arturo, al 2015, adesso non ricordo, qualcosa del genere, ci siamo frequentati per un decennio. Tutti i Carmassi che abbiamo venduto tramite la televendita, li avete voi. Sapete cosa? Non sono mai tornati indietro. Questo per me è molto indicativo. Ora va bene che Carmassi non è sulla bocca di tutti, non ci sono le opere presenti sul mercato, nelle aste, nelle fiere, non è uno di quei nomi, come si dice, caldi, che fanno mercato, che scoppiettano nelle aste qui e là, li vedi dappertutto. Chiamiamolo di nicchia, chiamiamolo un artista, però chi ha i Carmassi, chi ce li ha a casa, chi se li guarda, chi ama certa pittura, se li tiene. E questo è interessante. Sapete con un altro artista con cui succede? Xavier Bueno. Ti interessa niente, vanno su, scendono, c'è la stasi, il mercato, le aggiudicazioni, l'investimento. Non te ne frega niente, scusate il gergo proprio papale. A te piace la pittura, a te piace l'arte, tu, come credo un po' tutti, ciascuno di noi sceglie le opere d'arte perché gli appartengono, perché gli danno qualcosa, perché gli interessano, altrimenti saremmo tutti mercanti, giusto?
altrimenti staremo tutti là a fare i conti, ho investito 10, voglio realizzare 12, siamo analisti finanziari allora, se non galleristi, oppure ci interessa l'arte per altre motivazioni. I karmassi sono i quadri di cui non ti priverai mai. Questo è un quadro speciale, questo è un quadro del 54, signori. Questo è un quadro che mi farebbe davvero piacere qualcuno tra voi vedesse dal vivo. Poi ne riparliamo. Non so se mi sono spiegato, ecco. Poi sai, ci sono quei pittori di cui vendi un quadro, ne compri un altro, ne vendi uno bene e l'altro sono andati su e adesso vanno giù. Lo vuoi verde, giallo, rosso, a strisce, fatto così, cos'ha, grande, piccolo, lo trovi da Arte Netto, lo trovi dall'alta televendita, ne ho visti 10 alla fiera, ce ne sono 20 in asta e questo qui è quello là, è il suo momento, vedi, no, costava 10, il coefficiente, ma quale coefficiente? Ma l'arte, i quadri, le singole opere, signori, quello è un karmassi del 54, dai, su. Se seguite questa televendita ci capiamo, cioè, se no avete quel meraviglioso oggetto, dov'è, che si chiama telecomando, è vero, e troverete grandi affari, tutti i capolavori, costa 10.000, varrà milioni, e vabbè, ognuno sceglie cosa comprare, dove comprare, cosa guardare, a cosa credere, è vero? Beh, ma il mondo è bello perché è vario. Bene, allora. Beh, insomma, inizio importante, è tutto dedicato all'informale. Schneider, Bertini, quel Bertini. Karmassi a Ricò, abbiamo messo lì un Picassino, ma sì, tanto per gradire, un Picassino del 63 firmato, un Picassino, no, perché poi i Picasso, anche non firmati, anche solo firmati in lastra, valgono migliaia d'euro, è quello il punto, perché insisto a dire, guardate che quella è firmata a 79 esemplari, ma la colomba c'è ancora o è volata via? No, chiedo, perché dal centralino non sono sempre piuttosto... Ma io me l'immagino, domenica mattina, giustamente, il caffè, una colazione, adesso prepariamo la parte che dedichiamo alla collezione di opere su carta, si preparano gli ultimi accorgimenti per la mostra Campesani, il centenario, prossima settimana. Ci sono grandi attività in corso, me l'immagino a Marcon. Io qua sono da solo, parlo da solo, per modo di dire, parlo con voi, ma insomma faccio le mie considerazioni senza poter interagire, non c'è, non so, Michela che mi fa un cenno, dice guarda Willy, sto parlando al telefono con una persona per il Picasso, mentre Tomasina da quest'altro lato mi fa un cenno, dice Willy vuoi per caso un caffè, e Stefano richiama la mia attenzione, dice Willy taglia il discorso su Karmassi, dobbiamo tornare allo Schneider, ho un messaggio di un collezionista importante che mi ha fatto un'offerta, capite, io sono qui da solo, parlo, dico le mie cose e non so come si stanno svolgendo le attività vostre, cioè i messaggi, le telefonate, i commenti. Però quel Picasso. Oh, vedi? Cambiamo radicalmente argomento. Vedo bene uno, non vedo bene l'altro. Immagino siano due opere, cioè una evidentemente di Pinelli, l'altra chissà, forse è un altro Pinelli. Ma dai, ma pensa. Ah, vedi, adesso lo vedo bene. Oh, che bellino. Una carta di entrambe primissima presentazione inedite, quindi, cioè primissima presentazione nel nostro spazio televisivo. Allora, un'opera di Pino Pinelli, tecnica mista su carta con i pigmenti, circa 30 cm per 30, che prezzo, sotto i 2000 euro, ma pensa, sotto i 2000 euro questa bella carta di Pino Pinelli, bianco sul bianco. E poi guardiamo immediatamente quella grande opera
pittura R, due elementi, questa bellina comunque, la carta, sì, 28 cm per 28, montaggio 30-30, ben incorniciata tra l'altro, e guardate che spettacolo è, purtroppo c'è un effetto specchio di notevole impatto, e beh, insomma, di terribile impatto, quasi non si vede, lì dovremmo riuscire a fare qualcosa, ragazzi, ecco, già meglio, bravi. Due elementi rossi, quindi pittura R, due elementi. Qui nella mia scheda viene indicato 50x60, quindi immagino siano due elementi, ciascuno grande, alto 50, largo 30 alla base, vengono affiancati, avvicinati per un impianto complessivo nella misura di 50x60, giusto? Molto bene. Attenzione al fatto che ora, negli ultimi tempi, avete visto anche voi le opere di Pinelli, stanno crescendo moltissimo nella considerazione del mercato, ma proprio davvero tanto tanto, signori. E poi non si riesce a intravedere, ma ci si può pensare, insomma, con una certa qualche agio, dove potrà arrivare Pinelli. È un sentire comune il fatto che l'opera di Pino Pinelli possa davvero avere riscontro eccezionale, addirittura anche a livello internazionale. Ma sì, ma certo. Pinelli ha il respiro della... è l'artista che ha anche proprio la dinamica, la qualità, la personalità, l'identità dell'artista di respiro internazionale. Ci sono già le opere di Pinelli nelle grandi collezioni in giro per l'Europa. Dovrà accadere, così però non si vede bene, ragazzi, perdonatemi, ma no, davvero, perché vedete, io come le persone a casa vedo specchiati i quadri, il mio amico operatore, non capisco precisamente non si vede bene questo Pinelli. È infelice la posizione nello studio, ecco, così un po' meglio, ecco, vedendone delle porzioni si intuisce che la superficie di quella resina è graffita, è segnata, è lavorata, e si vede un po' meglio l'intensità del rosso, bravo, bene, ecco, così capiamo meglio. Grande opera di Pinelli, due elementi. Qui, scusatemi, ma vi interessa Pinelli? Cioè, nel senso, parlavamo di informale, adesso abbiamo fatto un salto, parliamo di monocromatismo, arte di ricerca, disseminazioni di pittura oggetto. Pino Pinelli è l'artista numero uno in Italia in questo senso. Vi ricordate, la settimana scorsa vi presentavo il capolavoro degli anni 70, quello gemello dell'opera installata al Museo del Novecento, nella sala dei maestri della pittura analitica, e solamente più piccolo, ma gemello anche in questo caso, del lavoro importante di Pinelli, che è nelle collezioni permanenti del Pompidou di Parigi, così, tanto per gradire. Non l'ho più visto, non ho più sentito parlare, non so se sia ancora disponibile o se sia entrato nelle mire di qualcuno. Quindi so per certo molti tra voi sono interessati all'opera di Pinelli, come sono interessati all'opera di Griff, come sono interessati all'opera di Zappettini, come sono interessati all'opera di Carmen Gloria Morales, di Verna. Mi interessa Pinelli. Io nelle fiere di questi primi mesi d'autunno ho visto i Pinelli esposti da noi e dagli altri vari espositori scomparire via via. Bollini rossi. Amici miei, cioè, dire del perché un'opera di Pino Pinelli possa interessare è dire la cosa più trita e sentita e banale del mondo, perché questo è uno tra gli artisti italiani il cui lavoro è più riconoscibile, ma veramente a livello internazionale. Guarda, ce l'ho ancora qui, l'avevo lasciato sulla scrivania da quando vi ho presentato il lavoro, quello degli anni 70.
Cioè tu guardi i pinelli disseminati, guarda, questo sembra il nostro, questo sembra quello che stiamo presentando noi, due elementi, in realtà sono due elementi, sembra uno solo perché sulle pareti Pinelli voleva che fossero vicini gli elementi di questa tipologia. Poi ci sono le grandi disseminazioni, quelle appunto stessa epoca, primi anni 2000, eccole qua. Cioè questo è uno tra gli artisti, tu vedi queste esposizioni, che sia in un museo, che sia in una galleria, guarda qua, che sia in un qualche dove, cioè, e lo riconosci, ma nel mondo intero. Io un Pinelli in collezione lo metterei. Io sto dicendo a tutti quanti conosco un bel lavoro di Pino Pinelli, lo metterei là, lo metterei in collezione. Io un lavoro di Pino Pinelli, finché si riescono a comprare, e ricordate sempre la nostra opportunità, la proposta di pagamento dilazionato a 36 mesi a tasso zero, io un bel lavoro di Pino Pinelli lo metterei da parte, stando un po' alla finestra a vedere cosa accade poi sul mercato, è vero? Ma perché sì, perché insomma non ci sono troppi altri artisti che abbiano avuto questo carattere, questa determinazione, le pelli di daino, le flanelle, i velluti, le resine. Non ci sono troppi artisti italiani che abbiano lavorato con questa tensione, con questa, guarda qua, Parigi, Museo d'Arte Moderna 78, eccolo qua, guarda, i sette elementi grigi del Pompidou, e noi avevamo quello a tre elementi, vi ricordate? Tre elementi e al Museo del Novecento, eccolo qua, 1976, acrilico su flanella non preparata, Milano, Museo del Novecento, opera esposta nella sala della pittura analitica, come quello che avevamo noi. Questo rosso è bello, eh? Io di opere di quel formato, scusa, 50-60 vuol dire 11 per 2 fa 22.000, sconto 20 fa 18. Magari 16,5 ti sei sentito chiedere in fiera di un lavoro similare a questo. Oggi non riusciamo a farti vedere bene i due elementi nella loro compiutezza, perché c'è il vetro di copertura, quindi crea degli specchi, ma questo Pinelli è da prendere in considerazione. Tutti gli altri che abbiamo proposto, se ho capito bene, sono già nel vostro interesse. Guarda che sono le 11, Stefano, eh? Ci siamo arrivati a far correre via già un'ora della nostra trasmissione, siamo arrivati a far scivolare via già un'ora della nostra trasmissione e dunque prepariamoci, eh no, decidono loro in sede a che cosa ci prepariamo, a che cosa ci prepariamo, a quale parte della nostra trasmissione ci dedichiamo adesso. Guarda che abbiamo già messo tanta carne al fuoco, lo Schneider, il Bertini, Aricò, Carmassi, il Picasso, signori miei, questi due meravigliosi inediti lavori di Pino Pinelli, il grande rosso, due elementi, pittura R 50x60, l'ingombro e la piccola meravigliosa carta, quella da prendere, dice io non ho voglia di spendere, però un Pinelli in collezione lo metterei, avete avuto anche quella proposta sulla piccola meravigliosa carta bianca, vediamo un po', dai, allora, adesso andiamo, poi qui ho Dadamaino, Spurry Boys, queste le scelte, diciamo così, di Arredo Studio Willy nella giornata, e vi avevo annunciato una trasmissione all'interno della trasmissione, non so se siamo già, oh, vedi, ci siamo, guardate che cosa c'è là. Allora, vediamo quanti sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, più il Dadamaino che ho qui alle spalle, 12.
sono 12 opere, 12 opere su carta, 12 opere che con svariate e differenti tecniche sono state realizzate da 12 artisti diversi. Sono state realizzate da 12 artisti diversi su supporto cartaceo. E c'è qualcosa però, perdonatemi un attimo ragazzi, così faccio una sorta di intro, poi iniziamo a vederle. Magari qualcuno ha già chiesto di poterle vedere tutte subito e non voglio sovrappormi, però altrimenti mi piaceva fare una sorta di piccola introduzione. Che cosa hanno di speciale queste 12 opere su carta? Sono fra loro tutte diverse, appunto, opere di autori differenti, incorniciate in maniera diversa, sono opere alcune degli anni 40, alcune degli anni 90, alcune degli anni 60, alcune degli anni 70, sono create da artisti di differente... Posso avere la finestrella? No, siamo andati sul quadro. Aspettavo di apparire un attimo sullo schermo per raccontare una cosa. Eccomi qua. Allora, qual è un'altra caratteristica di queste 12 opere realizzate da vari artisti in formato diverso, con tecniche differenti? Appartenevano tutte ad un solo collezionista. Ed erano state acquistate negli anni tutte quante dalla stessa fonte. E quella fonte e quella provenienza è una di quelle provenienze che nel mercato italiano, per quanto riguarda le opere su carta, quindi i disegni, gli acquerelli, le tempere, i collage, i monotipi, le incisioni retouché, cioè tutto quello che è il lavoro su carta. Ah, guardate, qui ho un catalogo che avevo appunto preparato settimane fa. Vedete, edizioni della scaletta. Vi ricordate quando vi ho presentato i Concetto Pozzati, le famose buste? Edizioni della scaletta, San Polo di Reggio Emilia, San Polo d'Enza, il grande Giorgio Chierici, supplemento del disegno italiano, quadrimestrale di segno e poesia, direttore responsabile Giorgio Chierici, direzione, redazione e amministrazione, La Scaletta, via San Matteo, San Polo di Reggio Emilia. E tutti si chiedevano, quando andavano a trovare Giorgio, e io ho passato giornate intere, è vero, alla Scaletta a San Polo d'Enza, tutti si chiedevano: ma dov'è la scaletta? E la scaletta a San Polo d'Enza non c'era, anzi a San Polo d'Enza si entrava in un cancello, in un meraviglioso e ampio giardino, è vero, c'era la porta d'autore, il portone della parte collezione privata, poi si entrava in galleria, poi c'erano i vari ambienti, le varie stanze. Se siete stati a trovare Giorgio Chierici, a godere della varietà che lui poi editava in un meraviglioso catalogo annuale, Il Disegno Italiano, la collezione di disegni della scaletta. E questo ve l'avevo fatto vedere perché vi abbiamo presentato queste opere, vi ricordate queste, le buste di Concetto Pozzati, i portali, la dispensa della memoria degli anni 70, anche quelle, alcune tra quelle che vi abbiamo presentato di Pozzati, avevano origine, provenienza dalla mitica galleria La Scaletta di Reggio Emilia. Ecco, La Scaletta si chiamava così e io conosco bene la storia perché Giorgio è un amico, è stato un fraterno amico di mio padre Gigi, io sin da ragazzo, perché sì, quando La Scaletta apre la sede, in realtà si chiamava La Scaletta perché originariamente Giorgio Chierici aveva aperto la galleria nel centro storico di Reggio Emilia.
in un palazzo antico e c'erano i tre gradini, la famosa scaletta per arrivare in galleria. Poi però, me lo ricordo precisamente, nel 1981 si trasferì a San Polo d'Enza, nel parco, nel giardino, nella galleria su più ambienti, dove chiunque abbia visitato le sue mitiche mostre, quelle annuali, non so, quelle di Afro, quelle di San Tommaso, di Scanavino, aveva iniziato con Veronesi, Reggiani, Lazzari, la storia dell'astrattismo, Melotti, fece delle mostre delle carte di Melotti, io ce li ho tutti in archivio, i volumi, il disegno italiano con i Melotti, ma poi anche tanta arte figurativa, De Chirico, Guttuso, Tamburi, Sassu, Maccari, Fiume, cioè le mostre alla Scaletta, a Reggio Emilia, a San Polo d'Enza, erano un appuntamento immancabile. Poi iniziò a partecipare alle fiere e si vedevano le raccolte delle opere su carta, dei disegni, dei collage in giro per l'Italia, soprattutto Arte Fiera Bologna, faceva sempre degli allestimenti meravigliosi, presentò addirittura già allora un primo volume del catalogo ragionato dei disegni di Afro, che poi venne avvallato, ovviamente era in collaborazione con l'Archivio Afro di Roma, vabbè, insomma, e poi De Chirico. Comprare un'opera su carta, un disegno, un collage, una tecnica vista, una tempera, provenienza la Scaletta, un Perilli, un Dorazio, uno Scanavino, un San Tommaso, ecco, iniziamo da San Tommaso, riesci a far vedere un retro di uno di questi quadri? Perché su questo Dadamaino la provenienza della Scaletta è documentata, ma è stata cambiata la cornice, non ha più l'etichetta verde, la mitica etichetta verde della Scaletta. Allora, è una cosa che dico in diretta televisiva senza tema di smentita. Per i mercanti d'arte, chiedete al vostro gallerista, chiedete alle case d'asta, chiedete a chi volete chiedere conferma se un disegno o un'opera su carta ha la provenienza Galleria Edizioni d'Arte, la Scaletta, Reggio Emilia, San Polo, cioè l'autentica di questa provenienza per le opere su carta è forse addirittura più importante, pensate cosa dico, dell'autentica dell'artista o dell'archivio. A me è accaduto molte volte, sì, perché poi Giorgio Chierici, che era il titolare, lavorava, io vi dico, sono stato amico proprio di Giorgio, di Maddalena, sua moglie, di Giorgia, la figlia, conosco perfettamente tutta la vicenda e ci andavo appunto già da ragazzo, io nell'81 avevo 16 anni, figurati, e quindi sono 40 anni che conosco Giorgio Chierici e la Galleria La Scaletta, più di 40 anni. La provenienza, La Scaletta, vale più dell'autentica. C'erano addirittura artisti, ad esempio Veronesi, ad esempio Perilli, cioè quasi non facevano l'autentica, loro, gli artisti in vita dell'opera, perché dicevano, ma no, ma quella è una mostra di disegni che ho dato a Giorgio Chierici, ha fatto lui la pubblicazione, li ha autenticati lui, cioè, a cosa serve la mia autentica personale? È come un doppione, la stessa storia quando, non so, Scanavino, l'opera aveva l'autentica di Castaldelli, era la stessa Giorgina Scanavino che ti diceva, ma se hai già l'autentica di Castaldelli, perché vuoi l'autentica dell'archivio Scanavino? Ecco, lo stesso con i disegni della Scaletta, signore. Allora, adesso li vediamo tutti rapidamente, perché io sono il primo curioso, una collezione di 12 opere provenienti dalla Galleria La Scaletta. Il primo è un disegno colorato su carta di Giuseppe Santomaso. Lo avete già visto. Il secondo è un Tancredi, vedo scritto qua. Poi ci sono Melotti, c'è un Adami, attenzione, non li avevo ancora guardati i nomi, l'ho aperto ora. Ma che spettacolo, signori. Allora, vediamoli tutti, scegliete su quale intervenire per primi. Meraviglioso questo. Le facezie, Tancredi Parmigiani, inchiostro su carta, questo è grande, attenzione, è 40x26 cm, provenienza Galleria La Scaletta. Il numero 3 che cos'è? Il numero 3, sai che non riesco a riconoscere l'autore? Crippa, Roberto Crippa, ma pensa,
un monotipo degli anni 40, no, ma da Giorgio si trovavano delle cose, io ci passavo le giornate, io ho iniziato a collezionare, ti giuro, andavo in treno, mio padre abitava a Cesena a quell'epoca, io prendevo il treno, papà mi accompagnava ad Imola, ma veramente avevo 16 anni, andavo a Reggio, mi veniva a prendere Giorgio Chierici e andavamo insieme in galleria. Io passavo le giornate, poi magari andavo quando c'era un artista, da Chierici ho conosciuto Perilli, ho incontrato due volte Melotti, cioè, da lui c'erano gli artisti, c'era modo di proprio parlare con loro, vedere il lavoro su carta, poi c'erano le edizioni. Devo dire che una larga parte della mia passione per la carta, le edizioni, i libri d'artista, le opere su carta è nata in due situazioni. Quando frequentavo Urbino, la scuola della grafica, i grandi incisori, alcuni amici di papà e tanti artisti che ho conosciuto là, e poi anche a Milano, lo studio di Giorgio Upiglio e Giorgio Chierici e la Galleria La Scaletta. Questa è storia del mercato dell'arte italiana. Perdonatemi se lo dico così, ma è una vicenda che conosco bene. Attenzione che qui ci sono delle chicche. Fate vedere anche da vicino, ragazzi, le opere, oppure la scheda, se volete, quel Tancredi, il piccolo San Tommaso iniziale. Questo è, abbiamo detto, un monotipo su carta di Roberto Crippa. Giorgio faceva un lavoro incredibile. Giorgio raccoglieva, viaggiava e per anni raccoglieva una mostra, materiale, opere su carta, eccetera. E poi faceva la pubblicazione, il catalogo, un lavoro puntiglioso di ricerca, di documentazione, di archiviazione, di autentica. Se c'era l'artista lo invitava, poi con gli artisti faceva progetti speciali, mostre dedicate. E dava ai collezionisti maniera di comprare. Ma che bello questo Crippa! Ma che cos'è questo Crippa, signori miei? Si trovavano da lui cose speciali, diverse, ricercate, l'amore per il lavoro su carta, gli artisti che prima di creare altre opere su tela, sculture, ad esempio sto pensando a Melotti, disegnavano, facevano i progetti, lavoravano su carta. Chi colleziona arte moderna, i lavori su carta, ma guarda che cos'è questo Crippa, monotipo del 1948, signori miei, questo è spettacolare, vedi che dentro ci sono già le spirali, ma dai, ma questo spero lo stiate già comprando, perché questa è una cosa più unica che rara. Anche il Tancredi è meraviglioso. Poi scusa, quello a fianco al Crippa che cos'era? Bertini? Ma pensa, un Mastroianni, ma dai! No, andiamoli a vedere tutti allora, perché sono io il primo ad essere curioso. Questo, no, l'avevo scambiato per un Bertini, chiedo scusa, è un Mastroianni, tecnica mista su cartoncino, quasi sicuramente sarà anni 50, anni 60 questo. Bello, notevole, come no? 30-30, tecnica messa su cartoncino, Umberto Mastroianni, vedi anche qui, il grande scultore che prima di tutto però dipinge, disegna, lavora su carta, eh sì, per avere così l'espressione pura, prima, questo è acquerello su carta di Umberto Mastroianni. Altro gioiellino, sono tutte sempre opere ricercate, particolari. Da Chierici dalla Scaletta era raro trovare opere banali, non so come dire, già viste. Lui ti sorprendeva sempre. Meraviglioso anche il Mastroianni. E poi attenzione, adesso arrivano Melotti e Adami, mamma mia! Allora, Melotti e Adami, attenzione, eh sì. Melotti alla Scaletta sono state fatte 10 mostre di carte e sculture di Melotti. Allora, questi da prendere, ma al volo, signori. Cercate di essere i primi a chiamare per poter scegliere. Matita su carta, Fausto Melotti, matita su carta, Valerio Adami. Poi sai, c'è anche un di più, oltre alla provenienza.
Se vai su internet, se chiedi a qualcuno, magari vi posso aiutare, io vado a cercare in magazzino e io ne avrò, lui ne ha editi, ma non so, centinaia volumi del disegno italiano, vado a cercare, magari trovo pubblicato il Melotti, magari trovo pubblicato il Tancredi, magari troviamo pubblicato l'Adami, cioè lui faceva un lavoro, Chierici, anche di edizioni d'arte. Quasi sempre tutti i lavori che passavano in galleria venivano pubblicati. Meraviglioso questo Melotti, guarda quante tipologie di tratteggio, di segno. Siete sicuri sia soltanto matita? A me sembra di vedere anche pastello, inchiostro. Io lo definirei meglio tecnica mista su carta, questo di Melotti, 30x20, ma certo, firmato. Documentato provenienza la scaletta. A me sembra di vedere anche un tratto ad inchiostro in questo, però dovrei vederlo dal vivo e da vicino. Firmato, certo, pezzo unico, ma ci mancherebbe altro, sono tutti pezzi unici questi. Fausto Melotti. Immagino che tanti tra voi stiano chiedendo poterli vedere tutti. Ho annunciato 12 lavori e allora è giusto, ne abbiamo visti meno della metà. Allora, San Tommaso il primo, Tancredi Parmigiani il secondo, Roberto Crippa quel meraviglioso monotipo del 48, poi Umberto Mastroianni. Allora, San Tommaso, Parmigiani, sì, Tancredi, basta scrivere Tancredi, poi Roberto Crippa. Mastroianni, Fausto Melotti numero 5, Valerio Adami, vediamolo subito un po' meglio, numero 6. Ne abbiamo già visti la metà a questo punto. Di qua, bello, 1963, anche datato, Valerio Adami. Questa è matita su carta, certo. Questa è matita su carta. Questa E poi ci sono ancora altri sei disegni, tecniche miste, acquerelli, tempere, collage, opere su carta, provenienza Galleria La Scaletta, San Polo d'Enza, San Polo di Reggio Emilia. Ma che meraviglia! Vedi, non l'abbiamo voluta annunciare, non me l'avevano detto fino a ieri, me l'hanno detto stamattina. Ma che sorpresa! Allora, dopo Adami, attenzione perché c'è un grande del Novecento, uno tra i più grandi disegnatori della storia dell'arte italiana, signore, che meraviglia! Mino Maccari, guarda che spettacolo! Ma guarda che spettacolo! Perché c'è scritto opera doppia, ragazzi? Vuol dire che è disegnata e dipinta anche sul retro del foglio? Cioè sono due opere in una? Tecnica mista su carta di Mino Maccari. E questa avete visto già, è vero? Non è proprio soltanto un disegno, questa è una tempera, un acquerello, è un quadro, signori, con due figure, insomma, cioè veramente non proprio un disegnino, un abbozzo, grande, grande qualità, e mi scrivono opera doppia, quindi forse, immagino io, se si tratta di opera doppia. Può darsi sia disegnata, dipinta anche sul retro. E beh, altrimenti che senso ha descriverla come opera doppia? E infatti, vedi, sul retro del foglio c'è un altro, però questa volta soltanto abbozzato, disegno, è molto interessante anche per una collezione, appunto. Ti dico, alla scaletta si trovano sempre sorprese, cose inedite. Io avrò in collezione
ma non so quante me ne saranno rimaste, avrò 10 opere provenienza La Scaletta. Ho di sicuro Umbertini, ho... vabbè, ma adesso non posso riandare con la memoria perché tante cose, ma sì, diversi, diversi. Poi tanti li ho venduti negli anni. Sai, quando un'opera ha l'etichetta verde della scaletta, ma che bello questo Maccari. Ma questo è un quadro, signori, questo è un quadro su carta di Maccari. Bellino da morire. Poi, attenzione che arriva uno dei pezzi forti della collezione. Mi ha scritto il messaggio stamani Stefano, ci ha detto c'è un capolavoro di Chia e beh, anche il Tancredi mi sembra molto bello, nella raccolta della Scaletta, una collezione privata, tutte opere su però guarda qui. Sandro Chia, tecnica mista su carta. Questo è un bel 40-30. Pastelli e tempera, che mi par di vedere. Anche qui grande qualità. Mi fai vedere qualche inquadratura sulle parti colorate, il celeste, il giallo, il bianco, perché sai, vedendole così su schermo, non avendole viste dal vivo, non riesco ad essere più preciso. Sono sicuramente matite, carboncino e mi pare di vedere appunto tempera, il bianco, il giallo, le parti di colore. Bello, questo è vecchia data. Guarda che dietro quel giallo sembra quasi ci sia la figura specchiata, è veramente splendido questo Chia, veramente splendido questo lavoro di Sandro Chia. Se non è anni 80 sarà primi anni 90, qui non si sbaglia, e poi nuovamente si potranno cercare eventualmente le pubblicazioni, ma la cosa importante è provenienza da una collezione privata. Provenienza Galleria La Scaletta, poi ovviamente c'è la nostra autentica ed ecco fatto che chi tra voi starà scegliendo quale opera prendere, quale opera confermare, ha già una documentazione, diciamo così, privilegiata, ha già una documentazione che avvalora, cioè che fa assumere valore particolare all'opera. Sì, si può dire, si può dire. Questo è uno di quei casi in cui c'è stata proprio un lavoro così lungo, era così dedito, è vero, la galleria ormai è chiusa da qualche anno, ma insomma, così dedito alla ricerca dei migliori lavori su carta, oppure a collaborare direttamente con gli artisti che facevano e hanno fatto a gara veramente poi con alcuni si creava un legame più stretto, come è stato con Veronesi, con Perilli, con Dorazio, ma anche con gli artisti della Transavanguardia, ha lavorato molto Chierici, e quindi facevano proprio mostre dedicate alla Galleria La Scaletta, facevano. Ma perché, amici miei, il fatto che un gallerista avesse scelto di lavorare esclusivamente con le opere su carta, guardate che sembra cosa banale, ma è stata un'idea intanto geniale dal punto di vista imprenditoriale. Dice, mi chiamo fuori dalla concorrenza, tutti fanno tra di loro appunto a gara i quadri, i quadri, i quadri. Invece Chierici si dedicava esclusivamente alle opere su carta. Questo faceva bene al mercato, interessava i collezionisti, piaceva moltissimo agli artisti, perché non esiste un artista che faccia il pittore, lo scultore, l'incisore, che non ami lavorare su carta. È obbligatorio lavorare su carta. Magari non lavori con l'olio su tela, magari non lavori con altre tecniche artistiche, ma il lavoro su carta, il disegno, il progetto, il collage, sono obbligatori. Se fai l'artista visivo, il lavoro su carta non è secondario, non è minore, non è un ripiego, è il contrario di quello che molti pensano. Il lavoro su carta viene prima di tutto.
Il lavoro su carta è basilare, è fondamentale, è necessario, è utile, è importantissimo, è significativo, ti racconta e ti spiega chi è l'artista, qual è il suo talento, qual è la sua debolezza, quali sono la sua creatività, la sua inventiva, il suo stile. Cioè è il lavoro su carta che ti dà diciamo la misura di quale artista stai valutando. Non è il contrario. Non è che se tu vedi la grandezza di Kia nei grandi dipinti ad olio, la grandezza di Kia la vedi nel disegno. Questa è un'opera straordinaria, signori miei. La grandezza di Maccari la vedi nell'opera su carta, nel disegno, nell'incisione. La grandezza di Tancredi la vedi nel disegno. La grandezza di Melotti la vedi nella carta, nel progetto della scultura, nel riempimento dello spazio bidimensionale che poi, anche Mastroianni, che poi trasforma in tridimensionale. No, dai, secondo me dovreste essere eccitati, non so come dire, accesi da questa presentazione di 12 meravigliose opere su carta. Dai, 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 facciamo vedere anche le altre, fai vedere una carrellata, fai vedere le schede, Marcello. State chiamando. Michela, aiutami tu. Toma, aiutami tu. Stefano, Beatrice, qualcuno si faccia vivo, ditemi che cosa sta succedendo. Stanno chiamando, quali interessano. Dai, 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 ritmo ragazzi, forza. Vi prego, cos'è? Anche la regia, su, vi prego, Reggiani. Allora, un'opera di Mauro Reggiani. Questo è un 10-10, ma ti rendi conto? Ma trovi delle chicche, ma trovi dei gioiellini, ma trovavi delle cose. E qui mi immagino il collezionista che negli anni ha raccolto, vedi, gli astrattisti e gli informali, i figurativi e i contemporanei, lo storico di un tempo come Maccari e il talento nuovo, eh sì, perché magari lo ha comprato negli anni Ottanta quel Kia, via via che la scaletta faceva le mostre, mandava il catalogo, inviava le preview, poi ti arrivava al collezionista, ti arrivava per posta il catalogo, te li guardavi e allora ti veniva voglia di andare a vedere direttamente in galleria. Chiamavi Giorgio, andavi là a Reggio Emilia, sceglievi, cercavi di scegliere per primo, perché poi se tardavi dopo l'inaugurazione della mostra, arrivavi dopo 2 settimane, c'erano 20 disegni di Reggiani, ne trovavi 2. C'era una mostra intera di opere di Sandro Chia, ne rimanevano 3. Cioè non avevi potuto scegliere, chi arrivava prima sceglieva. No, ma guarda che bellino sto Reggiani, ma guarda che bellino sto Reggiani. Tecnica mista su carta, 10 cm per 10, tutto a spolvero di pastelli, stupendo, fatto su carta bruna, questo è un gioiellino per grandi collezionisti, ma sono tutti gioielli, lavori su carta, dai, se poi erano stati scelti per la mostra alla scaletta, era un automatismo, sapevi già che c'era qualità. Concludiamo la carrellata, ragazzi, vediamoli tutti perché sono convinto qualcuno stia aspettando di vederli tutti prima di operare le scelte. Non sento le voci dal centralino, non sento i commenti di Stefano, di Michela, di Beatrice, i vostri. Cosa devo fare? No, strillare non voglio, io più che fare un appello non posso. Questo è il Perilli. Ah, ma vedi, questo è il Perilli che avevamo settimana scorsa a Padova. Non me l'aveva detto Stefano Orler, hai capito? Io avevo notato 2 opere, questo Perilli e un meraviglioso Dorazio, magari è quello che presento tra poco, vedrai. Io avevo notato 2 opere provenienza alla scaletta, però non mi aveva detto che aveva tutta la collezione, birichino. Vabbè, bravo direttore, mi hai voluto fare la sorpresa. Allora, questo è il meraviglioso Perilli che avevamo presentato già settimana scorsa, è vero? Questo è il Perilli che avevamo presentato settimana scorsa. Acquerello su carta fatta a mano. Le
l'epidermico 1992. Provenienza, Galleria La Scaletta. E chiudiamo in bellezza con questo. Perilli ce l'ho, ad esempio, in collezione Provenienza La Scaletta, così come Albertini, ma io ti ho detto, ne avrò, se vado a cercare in magazzino, ne avrò 10 carte Provenienza La Scaletta comprate negli anni. Poi io sono strano, io i quadri, adesso ho la galleria, vedrò di organizzarmi, ma i quadri li tengo imballati in un magazzino, non li espongo. Poi magari ogni tanto ne apro uno e mi ricorda, mi si apre la scatola dei ricordi, mi ricordo una giornata passata con Gigi in quella galleria, oppure quando ho comprato uno Scanavino direttamente da Giorgina Scanavino, oppure quando alla Scaletta ho incontrato Perilli e assieme al maestro ho scelto quale opera comprare, mi ero messo via i soldini perché magari erano gli anni 80, avevo 20 anni, figurati, hai capito? Dorazio, guarda che Dorazio, anche questo Provenienza alla Scaletta, ma dai, ma una cosa meravigliosa. Allora, Piero Dorazio, tecnica messa su carta 20-30, sì, poco meno, 21x28, grandissima qualità, perché attenzione, non è un cartoncino rosso, è un cartoncino dipinto di rosso, cioè impregnato di colore rosso, su cui poi ha dipinto con il piccolo pennello, vedete, questi spigoli, questi angoli colorati. Meravigliosa opera, io credo, degli anni, anche questo 90, anche questo Dorazio dovrebbe essere anni 90, e sono 11 così le opere che abbiamo visto sino ad ora. La dodicesima è quella che ho qui io, non so se hanno la scheda, la fotografia da potervi far vedere in sede, questo Dadamaino, anche questo è Provenienza Galleria La Scaletta, questo è un Dadamaino su carta Fabriano, è l'alfabeto della mente, lettera 12, 1980, eccolo qua, l'anno famoso della Biennale di Venezia, e questo è grande, è 48 cm per 34, 1980, inchiostro su carta, l'alfabeto della mente, Dadamaino, e così abbiamo completato la collezione Provenienza La Scaletta, Reggio Emilia. Poi Giorgio Chierici era quel tipo di gallerista, ma sì, quando io continuo a ripetere che mi piace raccontare le storie legate al mercato dell'arte, le storie dell'arte piuttosto che la storia dell'arte, intendo questo, per chi lo ha conosciuto, Giorgio era particolare, a volte tu andavi là, volevi comprare un quadro e lui non te lo vendeva, ma non te lo vendeva, non c'era modo, e ti diceva no, perché no, questo non te lo vendo. Ma perché, scusa, io te lo pago come gli altri? No, ma non è una cosa per la tua collezione, non va bene. E non te lo vendeva, eh? Ed era anche brusco a volte. Sì, c'era qualcuno che ci litigava, qualcuno, beh, personaggi d'altra tempra, proprio d'altra portata. Attenzione a questo Dadamaino, signori, io sto notando un ritorno di interesse per le opere di Dadamaino, non le tele, i volumi, soprattutto queste cose qua, Biennale di Venezia, le carte, i mordenti, perché insomma si fa un gran parlare, non so, di Hannah Darboven, di Greta Skodel, ma le avete sentite le cifre? Ve le abbiamo presentato anche noi. Le guardate le cifre, non so, per i lavori su carta di Irma Blank, Hannah Darboven, Greta Skodel. Ora dico io, ma è possibile che il lavoro su carta, gli inchiostri mordenti di Dadamaino costino un decimo? Ma insomma, su! Guardate che il mercato è bizzarro, eh! Guardate che il mercato, basta una mostra ben orientata, portata a Parigi, in Svizzera, eh? Vabbè,
non devo fare polemica, devo stare quieto. Cioè, la sala del 1980, la Biennale di Venezia, l'Alfabeto della Mente di Dada Maino è stata una tra le cose più belle, più poetiche, più interessanti dell'arte concettuale al femminile, io dico della storia dell'arte moderna. E tu trovi lavori come questo, più piccoli, più grandi, cartacei, 2000, 5000, 7000. Poi invece vai a vedere una mostra a Bologna, a Milano, a Parigi, a Zurigo di altri artisti che ho nominato e il quadro che costa meno su carta, un inchiostro, un abiro, sono 25.000, 38.000, 57.000, 75.000 e nessuno si scandalizza, anzi, vanno nelle grandi collezioni, vanno nei musei. Ma Dada Maino, signori, Dada Maino, guarda qua, questa che ho alle spalle probabilmente è una tra quelle lì, questa è la stanza. Ma ve l'immaginate una cosa venisse fuori oggi, in una biennale al femminile, un'installazione del genere, di un artista di tendenza? Ne parla mezzo mondo, dice: guarda, qui c'è l'artista che ha fatto del proprio alfabeto dei segni una sorta di autoanalisi, ci racconta il proprio privato, le proprie debolezze, le violenze, i soprusi, oppure invece le gioie, i momenti lieti, e ce lo racconta con dei segni, con un tracciato che è proprio una sorta come si dice, sai quando fai l'esame, l'elettrocardiogramma? Cioè è il tracciato grafico dei suoi pensieri, l'alfabeto della mente. Cioè verrebbe fuori una roba, ma l'ha già fatto Dada Maino nel 1980 e qualcuno acutamente le aveva dedicato una stanza intera, i fogli sparsi e liberi del mio alfabeto. Questa è stata l'artista più grande di tutti, signori. Poi, torniamo là, cosa mi fai vedere? Il Tancredi, quali avete chiesto? Sentiamo il Centralino, il Maccari, il Chia, il Tancredi, l'Adami, uno più bello dell'altro questi lavori su carta. Ora io vi parlavo del Dada Maino perché ce l'ho qui. E questo provenienza La Scaletta, signori, come tutti gli altri lavori su carta che vi abbiamo presentato. Uno forse è già confermato, non ho capito quale. Mi fate vedere meglio questo Tancredi? Mi fate vedere meglio questo Tancredi? No, mi fanno vedere il San Tommaso. Mi fate vedere meglio il Tancredi, magari in diretta. Parmegiani non serve, basta scrivere Tancredi. Tancredi delle facezie è il Tancredi tormentato, è il Tancredi. Ma io vi chiedo scusa, io sono di parte. Io oggi faccio quello che faccio sempre nei vostri confronti, cioè il televenditore. Presento le opere che vengono scelte e devo essere professionale. Le opere sono tutte belle, sono tutti affari, sono tutte in vendita, però io sono anche un grande appassionato di opere su carta, di disegni. Vedi qua, vedi qua. Questo è Tancredi che dipinge, disegna col tremolio nella mano e però con una qualità eccellente.
corpi, volti e agitazione, c'è un'auto, c'è una strada, c'è la folla, c'è il caos, c'è quello che gli risuona in testa, quello che vede, quello che pensa, quello che sente. Ci sono i tormenti, il caos, la città, non so come dire, le paure, i timori, le gioie. C'è l'artista che con una penna ad inchiostro in mano e un foglio davanti è se stesso, è trasparente. Non è l'artista che dipinge per la mostra, per il mercato, per il gallerista, è l'artista che si dichiara, si offre, si denuda. Sì, io l'ho sempre pensata questa cosa, anche guardando la pittura antica, sapete, non soltanto al moderno. Nelle opere su carta l'artista ti svela chi è, ti svela il suo carattere, il suo talento, la sua debolezza. Ti svela e ti dichiara la propria manualità, il proprio pensiero, la propria creatività oppure il proprio fallimento nell'opera su carta. Sta a te, appassionato d'arte, collezionista, se lo sei, se lo diventi, se ti senti di esserlo, scegliere che cosa comprare. Le opere più appaganti in senso decorativo o le opere più appaganti in senso, scusate la parola, culturale? Ecco, io questo Tancredi, ve lo confesso, per me lo comprerei. Io quel Kia, io di questi 11, ma ne sceglierei 3 o 4 senza colpo ferire, ma senza pensarci un attimo. Perché i prezzi sono convenienti, perché avete la possibilità di parlare con Stefano, pagarli quando vorrete, perché la qualità è, mi sembra, un'evidenza in tutta la collezione. In più c'è anche quella provenienza straordinaria, c'è quel valore aggiunto. Facciamo rivedere anche gli altri adesso, coraggio. Qui no, non mi rispondono, forse non mi sentono, ma glielo puoi dire tu, Marcello, chi è alla telecamera, chi è che mi ascolta là in sede? Potete comunicare al centrale, forse sono troppo impegnati a rispondere alle telefonate, ai messaggi, di darmi un segnale, di far squillare, non lo so, ci vorrebbe, non possiamo attrezzarci con qualcosa, un campanello, non lo so, un trillo, non è che posso telefonare, io schiaccio un bottone e là al centralino si accende una lucetta rossa, plin plin plin, dice guarda c'è Willy che ha bisogno di comunicare, il Melotti signori, e la Dami. Ma il Melotti e la Dami non vi interessano a quel prezzo che ho visto scritto là? Non ci credo, non ci credo. Non credo possibile che almeno una persona non abbia chiamato, mandato un messaggio per dire quanto costa la Dami oppure quanto viene il Melotti. Non ci credo. Oh, scusa, sarò libero di non crederci. Non ci credo. E questo Melotti secondo me è una meraviglia, perché a volte Melotti disegnava con una, non so come dire, con una semplicità, proprio pochissime linee, quel lirismo un po' alla Licini, sebben più strutturato, più plastico, più scultoreo. Lui era evidentemente soprattutto scultore, ma per lo scultore il disegno e la carta sono fondamentali. Questo Melotti è speciale perché è tutto pieno di segno, è una costruzione proprio grafica di disegno, e a me sembra di vedere che sia matita e inchiostri, però sai, lo vedo sullo schermo, lo vedo da lontano, non ne ho la certezza, però è particolarmente riuscito, è particolarmente interessante. Fausto Melotti, tecnica messa su carta, forse addirittura c'è anche acquerello qui.
A me sembra di vedere matita, inchiostro, acquerello, quindi lo definirei tecnica messa su carta, questo di Melotti, era il numero, che numero era? Non mi ricordo, forse 5 della nostra esposizione. Se è matita, è quella matita morbida, la conoscete, così come la sanguigna, ci sono delle matite, matite morbide, il cui tratto a grafite poi l'artista diluisce con un poco di umettatura, si dice, sì, umettato con un pochino, poco, una goccia d'acqua o di liquido, comunque per poter diluire il tratto grafite. E là mi sembra ci sia, se non è acquerello, può darsi che sia matita diluita. Ma infatti, vedi, è una matita morbida diluita. Però poi nella parte in basso del quadro a me sembra ci sia inchiostro, non so perché, o forse è una matita invece appuntita, una matita temperata, può darsi, sai, io vedo quello che vedete voi sullo schermo, non ho visto il quadro dal vivo, quindi non posso avere certezza. Stupendo comunque, questo a me sembra un Melotti meraviglioso, signori. Ve li abbiamo già venduti anche a cifre nettamente superiori e invece oggi, devo dire, in questa collezione tra l'altro ci sono anche prezzi particolarmente appetibili. Bella raccolta su carta, il Crippa monotipo del 48, non lo guardiamo più. Poi il Chia, il piccolo Reggiani. Poi ci sono l'acquerello, la tempera, le due opere dei grandi astrattisti, il Perilli, il Dorazio e questo da Damaino. Secondo me c'è ampia varietà di scelta perché possiate prendere in considerazione uno o più lavori. Questo è Adami, vabbè, ma questo si compra anche solo per, ma sì, si può dire, per piccola speculazione. Adami va comprato oggi, signori. Se si aspetta ancora non so che cosa, Adami poi non si compra più. Adami poi non si compra più. No, tutto cresce, tutto sale. Adami sta volando letteralmente. Poi rivedrei anche il Maccari, le due opere figurative, il Maccari e il Chia. Ma anche questo Adami è figurativo, certo. Anche questo Adami è figurativo. Questo è carboncino e acquerello. Però trovare, adesso ditemi voi se sbaglio, se esagero. Io sto guardando il quadro come lo vedete voi. Trovare un Maccari piccolo formato, così lavorato, così pieno, è più facile trovare il piccolo dipinto ad olio piuttosto che una carta carbone acquerello come questa. È curato, eppure lui aveva questa capacità fenomenale di essere, non so come dire, di immediato, capisci? Di essere, cioè, questo è disegnato in presa diretta, me lo vedo, carbone, mamma mia, i capelli bianchi, no, stavo per dire, io l'ho conosciuto, magari, pensa un po', passa il tempo, ma meraviglioso, il commendatore e la segretaria, lo intitolerei io, vedi, c'è lui, il cumenda, sì, accigliato, impettito, con quel bel colletto stretto, vedi, alla scrivania, e là di sfondo c'è la giovane signorina che si avvicina, tutta stretta nel suo abitino. Maccari era così, Maccari diceva, ci sono delle richieste, grazie, il Dadamaino, state chiedendo il Dadamaino, state chiedendo, ma più che chiedergli, io per carità, capite, adesso vederlo in diretta
poco cambia perché io ho una telecamera che, come mi spiega Marcello, non ci aiuta molto nella visione. Poi se un quadro, poi un quadro del genere, bianco, vetro di copertura, disegno ad inchiostro, difficilissimo che io vi possa aiutare facendolo vedere live. Però loro hanno quella bella registrazione con le fotografie che vi facevano vedere un attimo fa e mi sembrava si vedesse benissimo. Poi, che cosa significa lettera 12? Immagino lo sappiate. Che cos'è l'alfabeto della mente, che è il titolo di questa tipologia di lavori? Dadamaino aveva creato un alfabeto. L'alfabeto sta a dire un elenco di segni leggibili. Per noi il nostro alfabeto è la lettera A, la lettera B, la lettera... Allora, lettera 12, questo, vuol dire che lei si era inventata un alfabeto che potesse rappresentare lo scorrere dei pensieri, la propria mente, appunto. Però sono segni, cioè lettere, la lettera 1, la lettera 2, ne fa tante quante ce ne sono in un alfabeto, sono lettere immaginarie, inventate, sono lettere che non esistono. La lettera 12 di questo quadro è una sorta di Z, è una Z capovolta, non so se riuscite a vederla. È una, sì, una Z angolata, è un, ma non è neppure una Z, non bisogna vederle come lettere somiglianti a quelle del nostro alfabeto, di un altro alfabeto. Sono segni di un alfabeto totalmente inventato, appunto, totalmente immaginario, e rappresentano lo scorrere dei pensieri, appunto il fluire della mente dell'artista, che quindi lascia, vedete, delle parti vuote, delle parti in cui il segno si raggruma, a volte è disegnato, per non dire scritto, in maniera più ampia, carattere più ampio, carattere più piccolo. Con quelle lettere totalmente inventate, Dadamaino rappresenta il proprio pensiero. Quindi per gli altri, capite, per noi che guardiamo una lettera, un foglio riempito di quel particolare segno, diventa illeggibile. È come dire l'incomunicabilità. Non riesco a rappresentare, se non in una maniera criptata, i miei pensieri, i miei turbamenti, le mie idee, le mie, non so come dire, le mie gioie, insomma, il mio stato d'animo. È una sorta di autoanalisi, appunto. Ah, vi stanno facendo vedere l'archiviazione, guarda. Non lo facciamo mai, ma una volta tanto, perché poi su Dadamaino si chiede sempre, ma c'è l'archivio? Dai, fallo leggere allora, guarda. L'opera è stata archiviata nel 2023, archivio Dadamaino. Ci sono tanto di misura, sì, adesso non mi ricordo come è compilato l'archivio Dadamaino, ma vedi, l'alfabeto della mente, lettera 12, inchiostro su carta, 48 centimetri 34, note, al retro, onore ai caduti. Sì, c'è scritto così sul retro. È stata inserita nell'archivio generale dei dipinti con numero A. Lettera 12, marzo 1980. Se volete l'iscrizione originale, questa ve la posso fare vedere io dal vivo. Guarda. Non so se la telecamera riesce a mettere a fuoco, ma lì nella finestrella aperta nella cornice, vedete, c'è scritto lettera 12, non so se siete riusciti, marzo 1980, centimetri 48 per 32, onore ai caduti, c'è l'indicazione top alto e la firma Dadamaino. E è già archiviata. Ed è di grande formato e secondo me ve la stanno proponendo a un prezzo più che vantaggioso. Eh sì, perché io ho visto anche i fogli più piccoli proposti a cifre
sempre crescenti. A me sembra che ci sia veramente un grande ritorno di interesse, ve lo dicevo prima, per questo lavoro di Dana Mano, per il lavoro super concettuale. E quali altri ci hanno chiesto oltre al Dada Mino, signori? Sì, ma questo prendetelo. Tra l'altro avevamo altri Dada Mino della serie Alfabeto della Mente, li abbiamo venduti tutti, li avete comprati tutti, signori miei. Ma sì, certo. Anche il Perilli, anche il Dorazio, anche il Chia, quel bellissimo Maccari, l'opera di Melotti, il monotipo del 48 di Crippa, il Tancredi. Cioè questa era veramente, è stata veramente una bella collezione, una collezione varia, una collezione completa, una collezione ma poi di qualità, perché quando sceglievi la scaletta, sceglievi, sapevi già di poter scegliere la qualità. E quando ti capita, ad esempio, nelle case d'asta, nelle mostre, vedere un'opera su carta, provenienza dalla scaletta, si accende immediatamente l'interesse di alcuni collezionisti, i più attenti, i più informati. E io ve lo sto dicendo, ve lo sto raccontando perché, perché sì, perché è così, perché è più che documentata, la, anche il Chia è interessante, la storia di questa galleria che si era specializzata esclusivamente con le opere su carta. Io mi ricordo come fosse ieri, e se volete lo posso confessare senza problemi, non avevo la disponibilità per poterle acquistare in quel momento le opere, quando Giorgio Chierici alla scaletta fece la mostra delle Biro di Boetti. C'era, vabbè, insomma, non tutto si può comprare. Non tutto si può comprare. Bello anche questo Dorazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 colori differenti dipinti su quell'intensissimo rosso che purtroppo una volta di più oggi fa specchio nell'inquadratura, copertura di vetro, però questo è un bel Dorazio, questa è una bella tempera su carta fatta a mano di Piero Dorazio, provenienza Galleria La Scaletta. Sai che è già quasi, no, è già mezzogiorno, mamma mia, ma il tempo vola. A me sembra di aver iniziato un minuto fa la trasmissione, quando appunto stavo dicendo, ero tutto agitato, perché mi hanno detto stamattina che avremo una collezione di 12 opere su carta della provenienza Galleria La Scaletta, e l'ho raccontato alle 10 quando abbiamo iniziato. Adesso sono già volate via 2 ore. Abbiamo ancora 1 ora a disposizione, quindi c'è tanto tempo per poter tornare. Poi magari faremo rivedere anche lo Schneider, il Bertini, i grandi quadri. La mia curiosità, scusatemi se insisto, no, visto che parliamo di opere su carta, noi oggi vi abbiamo fatto vedere di nuovo il Picasso, ma ieri, anche se non è provenienza La Scaletta, noi abbiamo fatto vedere un dipinto su carta. Mi ricordo anche qui come fosse ieri, la prima volta che sono andato alla scaletta, sarà stato, fammi pensare, no, non ero ancora a Telemarket, era prima, sarà stata la fine degli anni 80, i primi 90, forse era proprio il 90, andrò a cercare nei cataloghi, a Cardi. Chieri ci fece una mostra di carte, tempere su carta, di Carla Accardi, mamma mia. Solo che io sono arrivato, stavo già a Brescia all'epoca, e quindi però ero fuori, perché ero andato forse a lavorare in Sicilia. Mi arriva l'invito, vieni a vedere la mostra delle tempere su carta di Carla Accardi, e non riesco ad andare all'inaugurazione. Arrivo 2 giorni dopo, tutte vendute. Tutte vendute. No, mi viene in mente perché ieri vi abbiamo fatto vedere una tempera su carta intelata di Carla Accardi, che dire, non so se l'avete vista la trasmissione di ieri. C'è ancora, Stefano, quella Accardi? No, visto che parliamo di opere su carta, vero? Visto che parliamo, però carta telata tra l'altro,
dire un capolavoro è dire poco, no? Stiamo vedendo un Dorazio, scusatemi ragazzi, e lo vediamo male, perché è tutto pieno di specchiature, non si legge bene il quadro. Io la toglierei quell'inquadratura, scusami. Ecco, vedi, si vede quasi meglio la foto, almeno sono i colori reali, almeno vediamo il quadro bello, vivo, pieno. Poi torneremo alle opere della collezione La Scaletta. Lacardi non proviene dalla Scaletta, ma che quadro, signori. Ma che quadro, ma che quadro. Se c'è ancora e vi dovesse interessare a Cardi, io chiedo espressamente quando vorranno, state pronti, perché vedrete una cosa meravigliosa, dico io. Poi ovviamente aspetto il vostro giudizio, siete liberissimi di chiamare e io vi darò voce, ve lo prometto. Mandate un messaggio, loro me lo faranno leggere, se penserete che l'Accardi che vi sto prefigurando, quando lo vedrete, vi sembrerà brutto, sbagliato, non riuscito, ditemi quello che pensate, io vi darò voce, leggerò il vostro commento. Intanto godiamoci questo Dorazio, bravi davvero i nostri ragazzi, io mi sono lamentato perché, perché vedo le opere come le vedete voi e se non si vedono bene, mi metto nei vostri panni, non credo siate invogliati a voler chiamare per comprarle, giusto? Adesso invece si vede benissimo, se prima si vedeva con le specchiature, adesso sono riusciti a farvelo vedere nella maniera più corretta, più convincente, bravi, ma sono davvero bravi, poi si sa, certi problemi sono irrisolvibili, guarda che Dorazio, carta martellata si chiama quella, carta fatta a mano, tutta dipinta di un rosso, questo è un rosso cardinale, e poi guarda che meraviglia sono quelle piccole pennellate con cui definisce quegli spazi angolari come fossero spigoli riempiti di colore, 100 piccole pennellate in ciascun timbro, bianco e rosa tenue, arancio e celeste, rosa carico e giallo limone, un blu, due tonalità di verde e poi c'è quell'ultimo colore in basso a destra che non riesco a definire, è un color sabbia, un color vaniglia, non so come dire, un color riso, no, meraviglioso, questo è un gran bel Dorazio, è tutto toccato, punta di pennello, pennello molto sottile, gli spazi distribuiti quasi a galleggiare, è vero, in quel impressionante tesissimo rosso cardinale, bello, 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 di qualità, ma ti dico, c'erano solo opere di qualità esposte alla Scaletta, questa è una certezza, insomma, e chi aveva scelto questo Dorazio, secondo me, aveva fatto un gran bell'acquisto e oggi viene offerto a voi. Allora, vediamo un po'. Ci sono tante chiamate, ci sono alcune conferme, grazie. Oh, finalmente mi arrivano un po' di messaggi, un po' di conforto, diciamo. No, ma conforto è solo perché io sono da solo, capite qui? Se non mi danno una voce, se non mi fanno sentire qualcosa, io qui un po' sono da solo, parlo da solo, parlo con quella trappoletta lì. No, nel senso che sto parlando con voi, per carità, ci mancherebbe altro, però il vostro feedback non ce l'ho, a meno che non abbiate il mio numero privato e mi mandiate un messaggio come ha fatto poco fa l'amica Libania, come ha fatto Andrea, come ha fatto Pinuccia, come ha fatto Davide, come ha fatto Alessandro, siete in tanti, per carità, vi ringrazio. Dal centralino evidentemente sono impegnati, mi danno soltanto indicazioni, diciamo così, di lavoro, archivio da Damaino, altre note. E noi ci siamo spostati ad un altro quadro, abbiamo momentaneamente lasciato la collezione provenienza Galleria La Scaletta, San Polo Denza di Reggio Emilia, con quelle 12 opere straordinarie che vi abbiamo presentato e siamo passati a vedere un Turcato. Siamo passati a vedere un'opera di Giulio Turcato. È un'opera che appunto avevamo presentato già ieri, questa è una tecnica mista e collage su tela questa volta.
particolarmente ben costruita, con questo gioco, proprio è un gioco di collage, di uso di vari materiali, varie tipologie di carta. Vedete, gioca con le trasparenze, gioca con i pesi cromatici di quelle carte che ha scelto di usare, carte più leggere, si vede la colla, carte più pesanti, forse addirittura carta copiativa, carta carbone, poi c'è questa carta con il tessuto, con il filamento, bellissimo lavoro, tutto fatto di giustezze, tutto fatto di quelle inesorabili sperimentazioni che Turcato, anche quando non dipingeva, sapeva appunto così, insomma, dosare, come uno chef che dosa gli ingredienti, è vero, e Turcato è stato forse il più grande di tutti in questo senso. Accendeva dei colori spiazzanti i propri quadri, oppure, come in questo caso, riusciva a realizzare opere equilibratissime usando poco colore, cioè probabilmente il colore acrilico di pittura sul fondo tela, e poi tutto collage. Ha lavorato più che altro con le colle trasparenti in questo caso. Bellissimo, bellissimo. Quadro veramente elegante, ecco, mi pare di poter dire, un quadro elegantissimo. Giulio Turcato, tecnica messa su tela, grande, ora ve lo ripeto, ecco, l'ho scritto là, 50x70, proposta ad un prezzo, tra l'altro, mi pare di poter dire, non so se lo posso leggere, ma siamo sicuri? No, perché vedo che lo hanno addirittura ribassato rispetto a quanto era il prezzo di richiesta. Cioè, un 50x70 tela di collage di quella qualità vi è proposta a 5.800 euro. Non so se dovevo, ma io una volta tanto l'ho letto il prezzo che c'è scritto su quel foglio, sebbene sia un foglio elettronico, come si dice ora. Cioè, 5.800 un 50x70 di Turcato. Ma davvero, signori? Allora quello è il classico quadro su cui posso dire la mia famosa frase: qui non c'è asta che tenga, signori. Perché oggi un Turcato 50x70 non lo compri a 6.000 euro. Sì, solo che 6.000 euro in asta vuol dire pagarlo 7.500, 6.000 più i diritti, le spese, o sbaglio? Questo ve lo portano a casa, lo pagate quando volete, a 5.800 c'è scritto lì, e quel prezzo vuol dire tutto compreso. Ma vabbè. È venuta curiosità a qualcuno per vederlo? C'è stato il messaggio di qualcuno, Michela, che ti ha chiesto: ma Montini stava parlando di un Accardi. Stefano, qualcuno ti ha chiamato ieri per l'Accardi? No, lo chiedo lì alla telecamera così. Ah, ecco, vedi? Io vi ho già detto tutto poco fa. Se per caso avete seguito la trasmissione ieri, non vi voglio annoiare nel ripetermi. Giudicate cosa state vedendo. Ieri avevo ricevuto un paio di messaggi da alcuni amici che commentavano la qualità di questo Accardi. Io personalmente mi sono entusiasmato nel vederlo. Vi chiedo molto tranquillamente, nessun obbligo per carità, se piano, piano, piano con lo zoom, molto piano ragazzi, vi prego. State attenti con la telecamera quando lavorate con uno zoom così stretto, perché per noi che guardiamo sullo schermo ogni minimo movimento, ogni perdita della messa a fuoco è un giramento di testa, non so come dire. Allora, togli Willy che è totalmente inutile quale immagine in questo momento, non so neppure se sia utile la mia voce. Io ad esempio quando vado alle mostre guardo il primo giro, io di solito faccio due giri alle mostre che mi interessano. Uno primo in cui mi piace guardare tutto anche abbastanza rapidamente e rigorosamente in silenzio, io non prendo mai la guida, sai, le cuffie, le cose.
Poi magari se c'è qualcosa che mi ha particolarmente interessato, allora ci sta qualche approfondimento, qualche commento, se sono in compagnia e non sono da solo. A me piace vedere i quadri in silenzio. E allora per quello chiedevo alla regia, togli Willy, togli la mia presenza, facciamo vedere il quadro e magari sto anche zitto per un pochino. E poi, se siete così cortesi, mi farete sapere se qualcuno ha voglia, cosa ne pensate. Secondo me è meraviglioso questo Accardi. Meraviglioso, neanche bello, meraviglioso. È di una qualità superiore alla media della pittura di Accardi in quel periodo. L'avevo dichiarato, l'avevo detto. Nessuno si spaventi, adesso mi sta scrivendo già il regista, si preoccupano già dal centralino, dice dove è andato Willy? Willy è qui. Questo dipinto di Carlo Accardi è datato 1961. 1961. 61. Carolina Carla Accardi. Tra l'altro quest'anno non se ne è parlato troppo, ma è il centenario di Carlo Accardi. Accardi era del 24. Sì, c'è stata la mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, appunto, si è chiusa quando? Il mese scorso, mi pare. Commenti? Io ho ricevuto un commento da un'amica, brava, infatti. Questo secondo me è il preparatorio di un capolavoro . Eccolo qua. No, scusate, stavo facendo una ricerca.
C'è un quadro, Caseina su tela, 1,80 m per 2 m, che è titolato Concentrico blu, sono le ambiguità percettive, lei le chiamava. Tu vedi il quadro e percepisci la forma ovaloide, il tratto curvato, questo muovere libero della mano, i cerchietti, è vero, il ghirigoro, su cui poi sembrano fluttuare quelle forme più ampie di questo intensissimo blu violaceo. E l'ambiguità percettiva è quella stessa dei positivo-negativo di Munari, non riesce a capire quale sia il fondo e quale, se c'è, se esiste una sorta di prevalenza, un primo piano, ciò che ti arriva prima all'occhio. È un quadro di una morbidezza, è un quadro che ha evidentemente nelle scelte cromatiche dei blu, dei celesti, dei viola, dell'indaco, una sorta di liquida, è vero, galleggiante morbidezza che ti riempie lo sguardo, che ti accoglie. E poi questo concentrico, questo, eh sì, era il titolo della grande tela che ricordavo, me la sono andata a vedere in archivio a Cardi, il concentrico blu, e questo sembra, se non è un prodromo, né una derivazione. Secondo me è un quadro meraviglioso, c'è qualcosa di embrionale, c'è qualcosa di, non so come dire, di primordiale, di atavico, di straordinariamente godibile. Poi il fatto che abbia dipinto questi piccoli segni celesti in una sorta di specchio, in una sorta di pozzo, in una sorta di apertura che appunto si apre in quel blu violaceo con cui dipinge tutto il rettangolo, e attenzione, intelata già all'epoca l'opera, è vero, intelata in maniera compiuta e meravigliosa. Secondo me fa di questo quadro quello che vi dicevo prima, una meraviglia. Poi qualche commento lo sto sentendo, siete quasi tutti, chi mi ha scritto, concordi, mi ha scritto Andrea, dice bellissimo. Grazie, grazie. Insomma, finora chi mi ha scritto apprezza. Secondo me queste sono le opere che chi ha un certo orientamento, chi ha una certa, non so come dire, tendenza, chi ha un certo gusto, chi ha una certa preferenza, astratto, informale, italiano, anni 50-60, questo è un quadro a cui bisogna pensare. Approfittando del fatto che Art Network vi offre ancora il pagamento dilazionato, amici miei, attenzione, insomma, veramente, pensateci, pensateci oggi, questo ve lo pagate in 3 anni, questo ve lo pagate tutto senza dover, emettere subito l'esborso di denaro. E guardate che il mercato di Accardi sta letteralmente impazzando, anche all'estero, sapete. Ormai le opere di Accardi, avete chiesto informazioni recentemente? Le avete più viste in vendita nelle esposizioni, nelle fiere? Avete notato che le grandi tele di Accardi non ci sono più in vendita nelle gallerie italiane, se non in casi rarissimi? Le sta comprando il mercato internazionale, le più grandi collezioni, anche americane. Attenzione con Accardi! Ma attenzione davvero tanto, perché potrebbe essere, io uso il condizionale cautelativo, una di quelle opportunità in cui, sai, è successo già tante volte, ti capita di trovare sul mercato il quadro a 15, 20, 25 mila euro, cioè cifre tutto sommato, io per quello insisto a dirvi, attenzione che c'è il finanziamento sino a 30 mila ora ad Art Network, spalmabile in 3 anni.
tu compri un quadro, quale che sia, ripensa a Boetti, ripensa a Dorazio. Ripensa ad Adami, ripensa a Gilardi, ripensa a Griffa, ripensa a chi vuoi negli ultimi tempi, li trovavi ancora a 15, 20, 25, passa poco tempo e quegli stessi quadri sono arrivati a costare 40, 50, 70, 90. Dice, ma come? L'anno scorso li trovavo a 25. Vi devo parlare degli arazzi di Boetti? Vi devo parlare dei Griffa storici? Vi devo parlare degli Adami? Vi devo fare quale esempio? I Dorazio? Ve lo ricordate? Insistevo, era un quadro fondo celeste con le linee orizzontali, era un Dorazio degli anni 80, mi pare costasse 30, qualcosa del genere. Adesso vado in giro per le fiere, stessi quadri, 60, 70, 90. E gli accardi di Dorazio sono stati esposti a New York, a Parigi, accardi Dorazio, Forma 1, i Perilli Storici, San Filippo. Sta cambiando il mercato su alcuni autori e accardi è in prima fila, grazie per le conferme sulle opere della collezione La Scaletta, della collezione privata provenienza La Scaletta. Confermato il Dorazio, confermato il Reggiani, mi dicono ci state pensando sul Dadamaino, sul Chia, sul Maccari. E vabbè, amici miei, il ci penso cioè, non dico sia d'obbligo, ma è diffuso, ma è giusto pensare. Però a volte magari pensarci troppo fa perdere un'opportunità. Questo io ci tengo a dirvi. Sì, perché pensarci troppo a volte veramente comporta perdere l'attimo buono. Questo Accardi è un quadro speciale, signori. Ma l'ho detta la data, sì, vero? 1961. Poi tu pensa, se questo fosse di 2 anni prima, del 59, ancora bianco e nero, varrebbe 3 volte tanto, varrebbe 50.000. Sì, varrebbe 50, perché i bianchi e neri, 57 e 59, hanno raggiunto delle cifre inavvicinabili, ma sono in rampa di lancio i colorati, i primi grandi colorati di Carlo Accardi, che sono questi. Che sono questi. Viola turchese lo ha titolato. Tempera la caseina su carta telata. Sì, certo, Luigi, poi ci sentiamo. Allora, al mio orologio 12 e 22. Vediamo un po'. Ho sentito qualche bella conferma, vi ringrazio. Ho sentito il vostro interesse diffuso per varie opere e non ho guardato bene la lista perché ho visto c'erano nomi anche di Costalonga, di Ferruccio Gard, di grandi artisti, di Campesan per anticipare la mostra di prossima settimana. Oh, questo, guarda, questo è Alinari? Ma dai, me l'avevano detto, ci sarebbe stato un Alinari anni 70 che mi avrebbe sorpreso, me l'avevano scritto per dire la verità, non detto. Ma non immaginavo qualcosa del genere. Questi sono veramente gli Alinari, i primi, prima metà degli anni 70. Ma che bello! Quelle grinze mi fanno pensare al fatto, sì, quelle pieghe. Probabilmente si tratta di una tela, giusto? Una tela libera di Luca Alinari degli anni 70. Ma che meraviglia! Ma guarda che pittura faceva Luca Alinari. No, ma era
Lui poi lascia questo tratto così definito, così tornito, così iperrealista per quanto fantasioso, immaginifico, per creare un proprio mondo, sì, molto meno realistico, diciamo così, nella definizione del tratto pittorico. Cambia genere, però era fantastico, quando faceva questo realismo magico reinventato con qualcosa che tende all'interesse anche per il design. E certo, lui aveva frequentato Super Studio, aveva frequentato Archizuma, aveva frequentato Mendini, Milano, Firenze, i grandi luoghi della creatività che negli anni 70 stava dilagando, ma vedete anche gli oggetti, quello che cos'è, un ferro da stiro, poi ci sono la caffettiera, guarda che meraviglia, qualcosa di fumettistico in questo tavolo che sembra quasi sciogliersi, siamo tra il pop e il nuovo kitsch, è vero, la definizione del tratto pittorico è magistrale, appunto iperrealista, è Luca Linari, primi anni 70, ma che bel quadro, mi hanno detto ce ne sono due, non so se li faremo vedere entrambi o soltanto questo, tecnica mista su tela, 1 metro per 70 centimetri, Luca Linari della prima metà degli anni 70, e il prezzo è veramente, ma veramente straordinario. Sì, perché ho visto, ma lo sapete anche voi, li avrete visti probabilmente in altre televendite, perché io lo racconto sempre. Ah, eccolo il secondo. Allora è vero, sono due quadri degli anni 70 di Luca Linari e appunto ancora, vedi, gli oggetti del quotidiano, il design, questa scintillante pop art dipinta con una qualità da disegnatore e nella finitura delle stesure pittoriche addirittura maniacale. Luca era incredibile, io ho dei ricordi vivi perché l'ho conosciuto bene e era veramente puntiglioso nel curare i quadri anche quando l'ho conosciuto io, in epoca più matura, e aveva completamente cambiato genere rispetto a questi che stiamo vedendo. C'erano i suoi famosi paesaggi fantastici, una pittura un po' meno tornita e puntigliosa, però l'attenzione alla cura del particolare era sempre per lui un obbligo. Questo è una sorta di barbecue, giusto? Una griglia su cui ha dipinto e disposto vari oggetti, guarda come sono, sì, veramente iperrealista. Questi sono i quadri che potrebbero andare in una mostra assieme a certi Tadini, a certi Adami, a certi quadri di soprattutto di Tino Stefanoni. Sì, perché c'è questo culto dell'oggetto con una forma pop e una pittura molto attenta, rasenta quasi il concettuale, anche se diciamo così nascosto sotto l'ironia di alcuni titoli, di alcune scritte, di alcune dichiarazioni di intenti anche un po' provocatorie. Luca, da buon toscano, era anche molto così, insomma, ironico. C'era anche Gianni Pozzi che dipingeva così all'epoca, ma tanti, insomma. Un piatto cattivo, no, un fiato cattivo, un fiato cattivo, questa straordinaria opera di Luca Linari della prima metà degli anni 70. Guarda tu com'è dipinta, guarda tu com'è dipinta. Per un collezionista, per chi abbia le opere altre, i paesaggi
di Luca Linari, non dico siano introvabili, ma negli ultimi tempi a me non è capitato di vedere opere di Luca Linari con queste date disponibili. Eppure ho incontrato varie gallerie che stanno riportando in auge, così come mi dite voi stessi, è accaduto spesso in televendita, vedere, ma non da noi, da altri, vedere molte opere di Luca Linari e anzi interessare parecchio il mercato. Quei giorni sfuggivano dal memorandum, sfuggivano dal memorandum, sfuggivano dal memorandum, le scritte che invadono lo spazio vuoto e lo sguardo che si fissa sui particolari pittorici. Luca Linari, Luca Linari. Io ci sono. Ho dei particolari ricordi perché fu uno tra i primi artisti che ebbi modo di intervistare in diretta televisiva, Luca. Appunto risaliamo a circa 30 anni fa, quando a metà degli anni 90 esordivo a Telemarket e uno tra i due primi artisti che ebbi modo di intervistare in diretta furono Luca Linari e Riccardo Licata. Poi venne anche Giorgio Celiberti, poi arrivò un certo Arman e poi da lì insomma tanti tanti altri. E vabbè, tempi che furono. Adesso la mezza, dai, tra poco Marcello mi darà l'ordine di organizzare i miei pensieri per condurre l'ultima mezz'ora a nostra disposizione. Tiriamo le somme o vediamo ancora qualcosa di nuovo? Perché qui ci sono Campesana, Alviani, Costalonga, Nespolo, Dadamai non l'abbiamo visto, Laccardi l'abbiamo visto, l'informale importante, forse ci dovremmo tornare, Bertini, Schneider, quel meraviglioso Carmassi e la collezione di disegni provenienza La Scaletta, chissà, alcuni li avete confermati, grazie. Poi ci sono anche, vedete qui, Dada Maino, Spurri, Joseph Beuys alle mie spalle. Che bellino il piccolo Nespolo. Ecco, beh, anche Nespolo potrebbe stare accanto a quella Linari. Io parlavo di Tadini, parlavo di Stefanoni, parlavo di una certa linea pittorica, creativa, italiana, che negli anni 70 si esprime su quelle corde, quelle di cui vi facevo notare l'esclusività nelle opere storiche di Luca Linari, e qui invece c'è Nespolo in un lavoro più recente, bello però, il suo classico acrilico e collage, sì, più che collage è un incastro, diciamo così, un incastro di porzioni, parti di legno, un puzzle di parti di legno dipinte ad acrilico, e il titolo del lavoro è Vegetale. Vegetale, Ugo Nespolo, 24 vegetali, per meglio dire 24 cm per 18, grande qualità, mi sento di dire, bello, pieno, coloratissimo, con le forme appunto vegetali, in un incastro a puzzle di piccole porzioni di legno dipinte ad acrilico. La tecnica espressiva per cui Ugo Nespolo si è distinto ed è divenuto, intendiamo così, particolarmente riconoscibile. Quando vedi un'immagine di questa fatta, di questo tipo, ti viene spontaneo collegare immediatamente all'immagine il nome di Ugo Nespolo. Ugo Nespolo, che ve lo raccontavo quando qualche settimana fa, spero che il direttore abbia colto il mio suggerimento e abbia messo via il grande capolavoro degli anni 70 di Ugo Nespolo, ne riparleremo nel 2025, ne riparleremo in futuro di quel lavoro di Nespolo straordinario. Nespolo è comunque è stato ed è un artista molto completo, è stato uno tra i primi grandi autori del cinema sperimentale in Italia, nella propria epoca intendo, negli anni 70 appunto, è stato un artista veramente di grande completezza. Poi negli ultimi anni si è focalizzato soprattutto su questa produzione, che però bisogna riconoscere appunto è d'impatto, è gradevole, è piacevole, è riconoscibile, è decorativa, è bella e appartiene al suo mondo. Tu vedi quello e sai che è Nespolo, non so come dire, è anche rassicurante in questo senso. Ma sì, accade. Ci pensate mai? Accade a quegli artisti che hanno
veramente che sanno dare un imprinting al proprio, ma forte, deciso, cioè Salvo è stato così, Stefanoni è stato così, Adami è questo, Nespolo ha questa caratteristica, Gilardi pure. Cioè tu vedi un lavoro, non hai bisogno di pensare, non ti puoi confondere, non puoi avere esitazioni, sai che è lui, lo riconosci fra mille, è Nespolo, basta. Anzi, a Nespolo accade quello che agli altri che ho citato non accade. Ci sono stati e ci sono artisti che si sono ispirati a lui. Cioè tu li vedi e dici, sembra Nespolo, copia Nespolo, fa le cose che ha fatto Ugo Nespolo. Cioè, riuscire a fare scuola non è da tutti. E beh, insomma, Ugo Nespolo è Ugo Nespolo, dai, lascialo stare. Allora, tanto poi è una piacevolissima persona. Io non troppe volte, ma quando mi sono trovato a incontrare Ugo Nespolo è sempre un divertimento, perché ti racconta cose quando era negli Stati Uniti, quando ha conosciuto quello, quando ha fatto quest'altro. È un fuoco d'artificio di episodi, aneddoti, conoscenze, battute, persona piacevolissima. Allora, dai che il tempo corre, il tempo vola, bellino questo Nespolo da prendere al volo. Ci sono, beh, io il Campesano lo farei vedere anche per annunciare la mostra che si inaugura prossima settimana, venerdì prossimo, 29 novembre, a Marcon, la mostra del centenario. La mostra del centenario. Allora, mi hanno mandato un link, vediamo di cosa si tratta. Ecco, vedi? E cosa ti avevo detto? Allora, hanno fatto una ricerca anche in... Ah, ecco, vedi? Non lo sapevo. Io l'avevo visto nel ma sì, te l'ho detto. Allora, adesso se quella immagine la riesci a mandare al... Ma dove l'hai trovato? Pubblicato? Aiutami Stefano, che cos'è quell'immagine ultima che mi hai mandato? Mandala a Marcello però. Allora, mentre io vi presento queste due splendide opere di Ferruccio Gard, là al centralino hanno fatto una ricerca. Io l'avevo accennato poco fa quando vi presentavo l'Accardi, avevo dato un'occhiata veloce già ieri in prima presentazione dell'Accardi al sito, all'archivio Accardi San Filippo, e avevo trovato un'immagine di un quadro molto simile al nostro, il quale però è una caseina su tela di 2 metri. E non sapevo quello che adesso mi fanno scoprire loro, sarà stata Michela, sarà stato Stefano, è stato qualcuno molto attento che lavora al centralino, hanno fatto la ricerca, è collezione Guggenheim, sì ma un momento, non collezione Peggy Guggenheim di Venezia, collezione Solomon Guggenheim New York. C'è una tela di 2 metri di Carlo Accardi dei primi anni 60 in collezione Guggenheim, Solomon Guggenheim Museum, Fifth Avenue, New York. Se riescono a farvi vedere l'immagine del quadro del Guggenheim, poi accanto vediamo l'immagine del piccolo Accardi che vi stiamo proponendo in vendita noi oggi. Li puoi sovrapporre, uno è piccolo, è una tempera su carta intelata in vendita in Italia, oggi qui da noi. L'altra è una caseina su tela di 2 metri, collezione permanente del Solomon Guggenheim di New York. Quando vedi i due quadri, ora ci lavora Marcello, poi ve li fa vedere, mi direte voi cosa pensare. Quando io vi dico, è un capolavoro, pensateci, compratelo, fatevelo portare a casa, pagatelo in 3 anni, fate come volete, ma non perdete quell'Accardi, perché quello è un Accardi che potrà andare in una collezione americana, potrà andare in un'asta internazionale, potrà andare nelle mire di un grande gallerista che ha rapporti appunto con gli Stati Uniti, con i collezionisti internazionali. Quello è un Accardi che vale molto di più di quanto costa. Io l'avevo intuito, perché un po' di esperienza di quadri di mercato ce l'ho,
Ma non basta che lo sappia io che ve lo dica, siete voi che dovete decidere che cosa comprare. Ce la facciamo a far vedere le due immagini dei due accardi? No, giusto per capirci, perché sennò, ragazzi, parlo di una cosa che non ha collegamento con ciò che si sta vedendo sullo schermo. Fatemi sapere, Marcello, Stefano, eccolo qua, vedi? Sì, però lì c'è scritto Peggy Guggenheim, ma in realtà questo quadro è nelle collezioni del Solomon Guggenheim di New York, ve lo do io per accertato. E riesci a far vedere a fianco il nostro quadro? Non so se puoi fare doppio schermo, Marcello, ritagliare l'immagine di questo che è nella Guggenheim Collection a New York, Solomon Guggenheim di New York. A me hanno fatto vedere anche una pagina che sembra stampata da un catalogo, non so quale catalogo, forse lo vedi nel Peggy perché è stato pensato per una mostra sull'informale anni 60 dal Solomon Guggenheim, è venuto a Venezia per una mostra sul... Vabbè, ci sta. Comunque, sarebbe bello vedere questo del Guggenheim e il nostro quadro. Non so se c'è la possibilità, doppio schermo, due foto, mi rivolgo ai registi. Nel frattempo si erano visti due quadri del bravissimo Ferruccio Gard, eccoli qua, guarda. Allora, quello a sinistra è il quadro del Guggenheim, pubblicato su un catalogo non so quale. Quello a destra è il nostro quadro. Cioè, non so se mi spiego. L'unica differenza è che nel nostro quadro ha riempito il cerchio bianco vuoto che sta al centro. E il bianco di contorno è diventato blu. E nel quadro del Guggenheim il turchese c'è sempre, ma il colore di quelle forme che sembrano galleggiare sembra essere un po' più scuro. Nel nostro è diventato questo viola indaco, ma è una cosa meravigliosa. Cos'è questa cosa qui? Ma avete visto? Quello del Guggenheim è una tela di 2 metri, non oso pensare quanto valga anche solo valore assicurativo per spostarla da New York a Venezia nelle mostre. Il nostro è una tempera caseina su carta telata, grande 30x20, è una gemma preziosa pronta lì perché qualcuno dica: questa me la metto a parete io, questa me la pago nei prossimi 3 anni, ma la voglio io, non la lascio a un mercante americano. Non la lascio a un gallerista. Ma le hai viste che le forme sono identiche? Sono... No, dai, ma è una cosa... Tu potrai vantare, ti abbiamo svelato anche questa eccezionalità, potrai vantare, amico mio, un quadro in collezione che è gemello di quello del Guggenheim Solomon di New York. Ma insomma, cioè è una cosa che capita una volta in una vita. Penso io, e poi magari sbaglio. Poi avete a casa i Pollock, poi avete a casa non lo so io quali quadri museali, beati voi, bravi anzi. No, no, non è invidia la mia, mi complimento. Sì, però un Accardi così, quando ti ricapita? Quando ti ricapita viola turchese, primi anni 60, di questa intensità, di questa qualità, di questi equilibri? Un colore, due colori che sono una luce, non so come dire, luce in due colori freddi. Ma dai, è l'accordo migliore. Sì, perché trasforma in un gioco cromatico quella che era stata tutta la ricerca del bianco e nero degli anni precedenti. Poi, scusa, già che li abbiamo fatti vedere, una presentazione sulle opere del grande Ferruccio Gard, che tra l'altro ho rivisto con piacere a Padova, aveva un bellissimo stand, ha presentato anche l'ultimo romanzo, è un grande personaggio Ferruccio Gard, lo sapete, c'è stata la grande mostra a Cappesaro che celebra decenni di carriera di un maestro dell'arte optical cinetica. Allora, si sono viste, rivediamo le due opere di Ferruccio Gard. Si vedono il Dadamaino
il lavoro di Beuys. Eccole, eccole, arrivano le due opere di Ferruccio Gard. Sono le opere di questo maestro dell'arte optica al cinetica. Sono rispettivamente quella più piccola, un quadro, vedi, vedi la determinazione, la ricerca. Allora, questo è un quadro 2024, pensa un po', è un 30-30 del 2024, acrilici su tela di Ferruccio Gard, mentre quello più grande sono le intersezioni, quello è un quadro degli anni 80, quello è un quadro di 40 anni fa, pensa. Intersezioni a tre colori, e si parla del fondo del quadro, poi c'è sempre questo centro geometrico a più intersezioni di nove colori, chiedo scusa, a più appunto a più cromie. Questo è un quadro di 40 anni fa, quando, ma non è l'inizio, lui ha iniziato questa ricerca addirittura negli anni 60. Straordinaria la determinazione di Ferruccio nel condurre questa ricerca, a partire dal positivo negativo di Munari, a partire dalla collaborazione con i più grandi dell'arte cinetica internazionale. Ferruccio Gard è stato presente nelle più grandi mostre, ovunque vi sia stata attenzione riguardo l'arte cinetica, ti sembra sempre di vedere muovere qualcosa nei suoi quadri. Quando ti muovi davanti ad essi, perdi il senso dell'orientamento, non capisci più che cosa stai guardando in primo piano, qual è lo sfondo, e la ricerca sui colori è magistrale, oltre alla finitura delle opere, proprio anche alla stesura degli stessi pigmenti acrilici, che è qualcosa di diabolico. È uno tra gli artisti più precisi, più attenti. I suoi lavori addirittura spesso sono stati esposti accanto a quelli dei maestri internazionali, Cruz Diez, per citarne uno. Ferruccio Gard con due opere, una recentissima, l'altra mi permetto di dire storica, l'altra mi permetto di dire storica. Eccola qui, le intersezioni, Ferruccio Gard, e questo è un lavoro degli anni 80. Allora, adesso minuti ne mancano davvero pochi, circa un quarto d'ora, dunque io tirerei le fila, cosa dici Stefano? Fammi sapere con Marcello cosa pensi. Volevi far vedere un Costalonga, già che siamo in ambito cinetico, o c'è bisogno di rivedere qualche quadro visto prima? Il Bertini, lo Schneider, l'Accardi, il Picasso, il Tancredi, il Dada Mai, non lo state comunque vedendo. Eccolo, almeno un lavoro di Sara Campesan, bravi, bene, perché questa è un'artista troppo importante. Frantumazione due spirali, Perspex, 1986, 50x50, per annunciare la grande mostra che si inaugura venerdì prossimo e durerà sino a gennaio. Quindi la mostra del centenario, anche Sara, come Carla Accardi, era nata nel 1924. Anche la nostra grande amica Sara Campesan era nata nel 1924, e io in anticipo sulla fine della trasmissione, se mi permettete, manderei in onda lo spot, perché poi ci sarà certamente a chiusura trasmissione, ma intanto vediamolo assieme. Siete tutti invitati a Marcon venerdì prossimo, Sara Campesan. Sono partita dal figurativo, poi lentamente ho cambiato e sono andata verso altre ricerche. Questo gruppo, come lo chiamiamo? Ci siamo riunite, ognuno diceva la sua, e allora abbiamo pensato di dire che era una dialettica. E
Ma sai, ho conosciuto un po' tutti, ma io a un dato momento pensavo per conto mio e facevo quello che volevo. Celebriamo il centenario dalla nascita di questa grande artista, il cui lavoro di ricerca e sperimentazione è ancora oggi vivo e in movimento. Un viaggio artistico con l'obiettivo di raccontare un percorso antologico in modo unico e suggestivo. Spazio Eventi Orler a Marcon, venerdì prossimo, 29 novembre alle ore 18, il Vernissage, una mostra a cura di Michela Poli, Sara Campesan, centenario dalla nascita, davvero arte. Celebriamo con più di 50 opere la grandezza, la statura di quest'artista. Io continuo a voler dire e sento commenti per fortuna confortanti nell'idea di molti nel mondo dell'arte contemporanea, così come Carla Accardi e Grazia Varisco, come Nanda Vigo e Marina Apollonio, come Maria Lai e Carol Rama, un'altra artista di quella generazione merita di essere celebrata. Si chiamava Sara Campesan. Ci sono le sue opere, c'è il suo testamento artistico, c'è la sua meravigliosa ricerca a dar corpo a questa idea. Siete tutti invitati. Allora, il gran finale riguarderà, vediamo bene, quali opere. Grazie per la vostra attenzione, ve lo dico già in anticipo, così non perderò tempo poi quando dovrò salutare con appunto ringraziamenti, ve li faccio già, ci siete, ho sentito, ho letto tanti messaggi, ho visto delle belle conferme, qualcuno sta chiedendo, ma bravi, 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 adesso ad esempio l'amico Luigi mi dice, io un Campesan l'ho già prenotato, ieri è venuto a trovarmi qui in galleria un amico appunto da Genova per dirmi, io un Campesan l'ho prenotato in anticipo, prima ancora di venire alla mostra, bravi, perché appunto un'opera di Campesan, se vi interessa l'arte moderna, al femminile del Novecento, ma ci vuole, signori, quest'artista deve essere vista sotto nuova luce. Alviani, allora chiudiamo con le opere di ricerca, alluminio laminato degli anni 60, questo tra l'altro per quanto mi riguarda è inedito, cioè è la prima volta che lo presento, forse ve l'ha già presentato l'amico Michele, 3030 del 69, però amici miei, le famose superfici a testura vibratile, questo è uno studio 3030 alluminio e laminato. Attenzione ad Alviani, perché il discorso che facevamo prima su Accardi, il discorso che abbiamo fatto prima su Dorazio, quello che vi dico sempre su Bertini parlando di altro genere, se bisogna citare un ulteriore e altro artista di cui sappiamo tutti, non è che lo prefiguriamo, non è che lo immaginiamo possibile, ma se c'è un altro artista di cui tutti siamo in attesa di sapere quando avverrà, non se avverrà, quando avverrà il salto di qualità, cioè le opere che costano 30 costeranno 90, le opere che costano 70 come quel capolavoro che vi facemmo vedere qualche mese fa e abbiamo messo via in un cavò, varranno 200, cioè i prezzi che triplicano, le cifre che cambiano, quello che sta accadendo appunto per Accardi, per Dorazio, è Alviani, ma è Alviani, signori miei, ma non può essere, scusatemi, che un Alviani anni 60 come questo costi sotto i 20.000 euro, quando invece poi metti mano, non so, a un Vasarely e costa 80, metti mano ad un Soto e costa 200, metti mano a, ditemi voi un nome americano, un Anuskiewicz e costa cose folli, cioè folli, quelli sono i valori, è Alviani che è rimasto indietro e non si spiega, questo tra l'altro, ma questa è una meraviglia, vedete il punto di luce che loro stanno muovendo, l'inquadratura, è immaginario quel candore luminescente
tutto dovuto alla leggera fresatura delle lamine di alluminio che quindi quando poi ti sposti, lui con l'inquadratura adesso è obbligato a rimanere frontale, ti fa vedere alto-basso. Ma se ti facesse vedere destra-sinistra, cioè immaginando quello che tu osservatore spostandoti davanti al quadro vedrai, vedi una percezione che cambia, ti sembra di vedere un cilindro di luce innestato tra quelle lamine. Questo, tra l'altro, mi pare sia montato nel plexi. Guarda che roba, guarda che roba, guarda, guarda, guarda che effetto. Bellissimo questo Alviani. E tra l'altro simula. Quelli con la linea centrale sono splendidi perché simula il taglio di fontana riempito di luce. Attenzione a questi Alviani, attenzione a questo meraviglioso Alviani. Tra l'altro, anni 60 mi fanno notare unica data, non è una di quelle opere, capito, ridatate. Doppia data, no, è molto importante perché una cosa sono i lavori anni 70, ne ha fatti di più, oppure quelli che portano una seconda data quando l'artista aveva rimesso mano. Questo è 1969, media misura, prezzo invogliantissimo. Una cosa di nuovo, come vi dicevo per Lacardi, pagatelo nel tempo, però ditemi oggi se vi interessa. Perché tra l'altro di Alviani, l'avete notato, è un po' lo stesso discorso che vi facevo su Accardi, e trovala tu una tela di Accardi in vendita. Noi ne abbiamo avuta una negli ultimi 8 mesi. Questa che di oggi, il gioiellino del 61, è la seconda opera. Alviani, lo stesso. Abbiamo in caveau il grande lavoro, quello che ricordate, vi abbiamo fatto vedere anche in un paio di fiere, e adesso arriva questo. Che ci sia sotto qualcosa? Ma dai, è la cosa più facile del mondo pensarlo. Tra un po' cambiano i prezzi, tra un po' arriva qualche mega mostra, magari negli Stati Uniti, magari in Germania, e l'Alviani che costava 30 non lo puoi più comprare. E l'Alviani che costava certe cifre non è più per il nostro mercato, passa in un altro mercato. Quando io vi dico, noi ci proviamo. Però poi alcuni autori arrivano a dei momenti per cui non riesci più. Sai, con la cifra con cui compri un quadro, noi compriamo una mostra. Noi siamo piccolini, capite? Siete voi collezionisti che ne dovete approfittare di questi momenti. In più c'è l'opzione pagamento dilazionato che è la soluzione perfetta. Cioè non ti impegni subito, lo paghi via via nel tempo. Allora, Marcello, dammi tu il timing, dammi tu il timing. Molto interesse per Lacardi. Grazie per questo Alviani, so che interessa e sono due quadri equivalenti, secondo me, come interesse, generi diversi, però le cifre sono similari, le date sono importanti, anni 60, la piacevolezza, la collocabilità, la rivendibilità sono quelle che io definisco perfette, cioè non sono quadri impegnativi. Poi, per chiudere, non so se sia doveroso fare rivedere il Picasso magari o i due quadri con cui abbiamo iniziato, il grande Schneider. Vabbè, un saluto, diciamo così, questo più che una presentazione è un invito alle prossime trasmissioni. Guarda che meraviglia, quattro tipologie di lavoro del grande Franco Costalonga. Allora, prendo questo impegno, guardate. Con le opere di Franco, che belli, sono tutti 50-50 di varie tipologie, c'è un Moku 2, c'è un Reflex, c'è un Cilindretti e c'è un'opera con le frammentazioni. Allora, quattro opere di Franco Costalonga è una promessa, queste le vedremo prossima settimana, queste le vedremo nel prossimo weekend, queste le vedremo o magari le vedrete martedì con Michele. Io devo stringere perché ho 2 minuti a disposizione, mi dicono dalla regia. Sì, una carrellata, falli solo vedere. Bella però l'idea, tutti della stessa misura, 50x50, i colori scuri nel Cilindretti, i colori ipercromatici nella frammentazione, uno straordinario Moku 2, quasi tutti quelli che vi abbiamo già presentato li avete scelti, eccolo qua il Moku 2, sono quelli sorprendenti degli ultimi anni, l'ennesima invenzione del genio Costalonga e poi quel giallo
folgorante i celebri reflex, quelli che lui amava tantissimo, lui l'artista Franco Costalonga. Riprenderemo da qui, prossima settimana ripartiremo proprio dalle opere di Franco Costalonga, anche perché sarà quello il weekend della mostra dedicata a Sara Campesan e quindi saremo in argomento. Loro sono stati molto amici, loro hanno lungamente collaborato. Allora, amici miei, grazie, bella trasmissione. Mi raccomando, ricordate anche i disegni, quelli della collezione Provenienza Galleria La Scaletta, tra cui questo da Damaino. Grazie a chi ha lavorato con me, a Marcello, a Gianmarco, ad Alberto, a Giuseppe, grazie a Michela, a Toma, ad Anna, a Beatrice, grazie molte al direttore Stefano. Vi lascio, come sempre la domenica, sempre su Arte Network. La domenica appartiene ad Arte Network, televisivamente parlando, agli amici di Collezione Horler. Gabriele ed Alessandro vi aspettano con la collezione di icone russe antiche da Willy Montini. Rimane soltanto l'augurio di una domenica serena, di una felice giornata di domenica, magari da trascorrere sul 123 e sul nostro canale streaming. Ci vediamo presto, sempre su questi schermi. Ancora grazie a tutti voi. Ciao. Sono partita dal figurativo, poi lentamente ho cambiato e sono andata verso altre ricerche. Questo gruppo, come lo chiamiamo? Ci siamo riunite, ognuno diceva la sua, e allora abbiamo pensato di dire che era una dialettica. Sai, ho conosciuto un po' tutti, ma io un dato momento pensavo per conto mio e facevo quello che volevo. Celebriamo il centenario dalla nascita di questa grande artista, il cui lavoro di ricerca e sperimentazione è ancora oggi vivo e in movimento. Un viaggio artistico con l'obiettivo di raccontare un percorso antologico in modo unico e suggestivo.